sera da Baucina, arte, storia, tradizioni e tanta fede. Questi sono gli ingredienti della festa di Santa Fortunata. Siamo giunti alla 227esima edizione di questo evento religioso che calamita diversi fedeli non soltanto del territorio ma anche di numerose province della Sicilia. Questa sera in compagnia con Mara Daphne Traina, giovane fotomodella, che ci accompagnerà anche in questa avventura. Buonasera a tutti. Come appunto già anticipato da Alessandro, ci troviamo proprio qui a Baucina, in occasione della celebrazione della festività di Santa Fortunata, patrona appunto del paese, il cui culto è molto sentito non soltanto dai paesani, ma anche appunto dai devoti del circondario e non solo. Pensate che c'è gente che arriva davvero da molto lontano, dai posti più impensabili. Sembra appunto di avvertire la magica atmosfera, giusto Alessandro? Un'atmosfera magica sicuramente, perché intanto questa festività è molto sentita, come già abbiamo detto, però nel contempo dà un'immagine notevole al piccolo centro di Baucina, che attraverso questo evento religioso durante questo periodo è meta di non soltanto turisti ma anche di devoti alla Santa. E intanto noi vediamo qui alcune immagini, mentre tra pochi minuti uscirà dalla chiesetta dove è sistemata l'urna con le reliquie della Santa, uscirà quindi la processione, avrà inizio la processione, una processione che è seguita, ripeto, da numerosi fedeli e che tra l'altro è caratterizzata anche da questa famosa vara che sarà portata a spalle da ben 80 portatori. Benissimo, tutti vestiti di bianco, che rende ancora più suggestiva questa scenografia. Baucina, come sappiamo, è un piccolo centro montano a circa 40 km da Palermo. Vogliamo, Mara, così introdurre questo paese anche a coloro che ci ascoltano sulle frequenze del canale 19 519 digitale terrestre di Tele One. Prego, Mara. Come appunto ricordato da Alessandro, Baucina è un paese con una storia davvero importante da non sottovalutare. Il territorio di Baucina offre al visitatore la gradevolezza di un suggestivo paesaggio collinare premontano, caratterizzato negli ampi panorami e nelle profonde vedute dallo svettante profilo del Monte Cane. E con i 1256 metri sul livello del mare di Pizzutrigna, è uno dei principali rilievi della zona. Ricchissima la fauna e la flora. Boschi naturali di querce, di castagne, ricoprono alcune aree montane e di alta collina. Pensate che il territorio di Baucina venne abitato fin dall'epoca preistorica, nella zona di Monte Albano. Al IV secolo a.C. appartengono invece le tracce di quello che una volta doveva essere un centro indigeno ellenizzato a seguito della penetrazione delle colonie greche nell'entroterra, della fiorente cittadella fortificata che doveva essere posta lungo una delle vie che congiungevano le colonie costiere ad Acragas, rimangono tracce della necropoli scoperta sul versante sudorientale del Monte Falcone. Ecco, tra l'altro Monte Falcone è una zona molto ricca dove sono stati trovati reperti archeologici importanti di epoca sicana, greca, fenicia, e tra l'altro tutto questo noi poi lo andremo a vedere più in là durante la trasmissione quando parleremo della rete museale. Rete museale che comprendono quattro musei distinti in altrettanti centri della provincia e quindi che fanno parte del distretto Gal Metropolieste, quindi Bolognetta, Ventimiglia, Ciminna e proprio Baucina. Baucina abbiamo il museo archeologico, è un piccolo ma interessante museo dove sono racchiuse una parte di quelle che sono le ricchezze, le testimonianze del passato qui nel nostro territorio siciliano, ma in particolare nel territorio di Baucina.
e vogliamo anche proseguire così con un'altra parte della storia del paese. Esattamente, non da sottovalutare nemmeno la parte medievale della storia di Baucina. Infatti, in epoca medievale, il feudo appartenne prima all'abbazia di Santo Spirito e successivamente al Grande Ospedale di Palermo. Nel Cinquecento, invece, un primo insediamento rurale si costituì sul feudo di San Marco, appartenente allo Stato di Cimin. Le prime abitazioni sorsero, invece, intorno alla chiesa di San Marco. Le origini dell'attuale centro abitato risalgono, invece, al 1642. Don Mariano Migliaccio Conti, marchese di Montemaggiore, ottenne l'8 luglio 1624 la licenza populandi, ossia il permesso di fabbricazione sul territorio di Baucina, che in seguito, nel 1626, venne eretto principato dal re Filippo IV di Spagna, che concesse a Migliaccio il titolo di principe di Baucina. Benissimo, abbiamo conosciuto la storia di Baucina in breve. Adesso Mara, cosa ci dici? Beh, direi a questo punto di lanciare la pubblicità. Restate con noi. Casale San Leonardo, una cornice raffinata ed accogliente per eventi di pregio, dove regalare agli ospiti la magia di attimi di inconfondibile bellezza. L'incantevole architettura offre grandi spazi e soluzioni ampiamente flessibili, utilizzabili tutto l'anno. Gli splendidi giardini, la terrazza, il baglio sono in grado di ospitare cerimonie e buffet all'aperto per vivere emozioni esclusive nelle serate estive. L'essenza della tradizione enogastronomica siciliana, valorizzata dalla ricerca costante dell'autenticità, che unisce l'eccellenza delle materie prime alla raffinata delicatezza delle preparazioni, attenzione nei particolari, servizio impeccabile, cura dei dettagli, qualità dei prodotti. Nulla è lasciato al caso per offrire il massimo ai nostri ospiti. Trabia, il ristorante Pizzeria L'Ulivo, sala ricevimenti immersa in uno spettacolare paesaggio che si estende sino al mare. Propone l'organizzazione di ricevimenti nuziali, banchetti, party ed eventi speciali. Ristorante Pizzeria L'Ulivo, in Contrada Rovetto, a Trabia. Telefono 347 922 94 78. La Fenice Ricevimenti è lieta di accogliervi ed offrirvi uno scenario indimenticabile per celebrare gli eventi più importanti della vostra vita all'insegna dell'eccellenza e della massima professionalità. Grazie alla presenza di diversi ambienti elegantemente allestiti e integrati tra loro, siamo in grado di proporvi una nuova formula di matrimonio da costruire assieme in modo esclusivo e personalizzato, dal banqueting a qualsiasi tipo di cerimonia o evento. La Fenice Ricevimenti sorge sulle colline che sovrastano il comune di Trabia e che dolcemente scivolano verso le coste, aprendo gli occhi dei visitatori a un panorama di ineguagliabile bellezza che abbraccia con un solo sguardo il Golfo di Palermo fino a Cefalù. I suoi spazi interni ed esterni si presentano all'organizzazione di qualsiasi tipo di evento. La Fenice Ricevimenti, a Trabia, in Contrada Petruso. Giovanni Taibbi, docente, ci introdurrà un po' la storia di Santa Fortunata, la santa patrona del paese, insieme patrono con San Marco. Ecco Giovanni, questa Santa Fortunata, abbiamo detto poco fa con Mara, è molto sentita questa devozione da parte dei baucinesi. Ecco, sentiamo un po' quello che è un po' la storia di questa martire dell'epoca romana. Ti dirò innanzitutto che a Baucina la chiamiamo a festa, perché per noi è la festa per definizione, non c'è bisogno di dire altro. È la festa di Santa Fortunata, il momento più importante della nostra piccola comunità baucinese, in cui giorni accogliamo migliaia di fedeli che provengono un po' da tutte le province della Sicilia, senza contare tutti i numerosi emigrati americani, inglesi, francesi, eccetera, che approfittano del periodo delle ferie per
venire a trascorrere proprio i giorni della festa di Santa Fortunata. Ecco Giovanni, scusami, abbiamo qui in questo momento le immagini in diretta prima dell'uscita della vara. Ecco, in questo momento il baucinese cosa sente? Allora, questo è sempre un momento molto emozionante, l'uscita così come l'entrata della Santa sono dei momenti che sono vissuti con grande emozione non solo dei baucinesi ma da tutta la folla accorsa numerosa ad assistere appunto all'evento. E diciamo sono due momenti clou fortemente significativi, fortemente emozionali, che in qualche modo racchiudono proprio quello che è il sentimento popolare della gente nei confronti della Santa. Ecco, Santa Fortunata è una vergine, martire dell'epoca di Diocleziano. Ecco, scopriamo un pochettino le vicende prima della morte e poi diciamo tutto quello che è successo, compresa anche la famosa traslazione che è arrivata da Roma sino a Baucina. Allora, diciamo che Baucina e Santa Fortunata hanno un legame che risale al 1790, quando arrivarono le spoglie di una santa martire romana del III secolo d.C. a Baucina. Da quel momento Baucina ha stretto un forte legame di devozione e di amore con questa santa. Fortunata era una martire vissuta nel periodo dell'imperatore Diocleziano, la quale pur di non abiurare alla sua religione, al cattolicesimo, sopportò numerosi tentativi di martirio che riuscì, come ci racconta la leggenda, miracolosamente a scampare, fino a poi a trovare il suo martirio vero e proprio nella decapitazione. Quindi nel 1790 si racconta che, diciamo qua siamo nel campo dell'aneddotica chiaramente, che il superiore, che è la superiore del collegio di Santa Maria del Lume e il sacrestano, abbiano fatto un sogno in cui chiedevano, in cui diciamo ascoltavano una vergine romana che chiedeva di essere accolta a Baucina. Tale sogno fu riferito, tale sogno in contemporanea, quanto si narra, fu riferito alle autorità ecclesiastiche e quindi partire il 27 gennaio del 1790 le spoglie di questa santa custodite in un'urna alla volta di Baucina, dove arrivarono il 14 febbraio 1790. Ecco, scusa, questa traslazione è certificata da una bolla, da un documento storico del 1790, proprio che evince questa traslazione proprio della santa da Roma a Baucina. E prego la regia di farla vedere, perché è un documento storico molto interessante, che tra l'altro certifica questa traslazione della santa proprio dalla zona del Lazio sino nel piccolo paese della provincia di Palermo. Poi intanto ecco la vediamo, ecco, in questo momento. È firmata da un certo Saverio Romano, Saverio Cristiani, che era assistente al Soglio Pontificio, in cui dichiarava di inviare le sacre reliquie contenenti in una cassetta di legno agli abitanti del paese di Baucina affinché la venerassero. C'è da dire che quello era un periodo storico particolare in cui molti comuni chiedevano appunto alla curia romana di avere le spoglie di martiri vissuti in epoca romana, e Baucina rientrò appunto nel numero di questi paesi e fu accontentata con l'urna contenente diciamo i resti umani di questa santa, che poi furono ricomposti e diciamo adesso possiamo ammirarli nella bara che viene portata questa sera in processione. Ecco, diciamo che le spoglie sono state trasportate in una piccola cassetta, poi c'è stata una ricomposizione del corpo e attualmente diciamo, è deposto all'interno della vara. Sì, nel 1840 le reliquie vennero ricomposte nel corpo che attualmente si può ammirare presso la chiesa del collegio detta anche che noi vediamo in questo Maria momento Lume, in diretta. Esattamente. E diciamo rimangono là tutto l'anno, eccetto per una sera, questa sera, in cui la processione raggiungerà la Chiesa Madre e là saranno custodite per tutta la giornata di domani. Poi domani ci sarà la processione finale,
che riporterà le spoglie della Santa alla chiesa del collegio che appunto adesso vediamo. C'è da dire inoltre che oltre a questo momento diciamo particolarmente folcloristico e anche diciamo pregno di cultura popolare, Baucina ricorda anche proprio la data storica dell'arrivo delle spoglie di Santa Fortunata a Baucina, ovvero il 14 febbraio del 1790. Infatti ogni anno è consuetudine festeggiare dal punto di vista prettamente religioso questo arrivo delle spoglie di Santa Fortunata a Baucina con manifestazioni di carattere prettamente liturgico. Quindi abbiamo diciamo un doppio festeggiamento, quello a febbraio che è di carattere prettamente liturgico e religioso, quello della seconda domenica di settembre in cui appunto si assiste a questo bagno di folla di questi devoti che arrivano numerosi da ogni dove. La processione è veramente un momento importante della celebrazione. Ecco, come si snoda questa processione? Allora, la processione si snoda in 14 gruppi che rievocano la vita, il battesimo, i vari tentativi di martirio e infine il martirio finale della Santa, di Santa Fortunata. Ci sono più di 100 figuranti vestiti in costumi d'epoca romana che rievocano appunto queste vicende. Ed è una devozione per i fedeli non soltanto baucinesi ma anche provenienti da altri paesi, quelli di ricoprire i ruoli di questi personaggi. Possiamo dire che ogni anno la confraternita quasi deve non avere difficoltà a trovare i personaggi ma a rifiutare le numerose richieste di persone che per devozione o per voto hanno deciso di partecipare alla processione figurata in onore di Santa Fortunata. Sono 260 personaggi. Sì, senza dimenticare poi tutti i portatori della vara che vengono da ogni dove, sono circa 80 e che hanno un compito delicatissimo e importantissimo che è quello di trasportare la vara di Santa Fortunata che per consuetudine nell'attraversare le vie del paese compie cosiddette miracoli, che sono delle fermate e delle deviazioni diciamo inaspettate che vengono interpretate come dei messaggi della Santa nei confronti dei fedeli. Ecco, corteo storico, noi abbiamo già accennato con la presenza di 260 figuranti, 130 per ogni serata, quindi stasera 130, domani altrettanto personaggi. Ma è fondamentale anche la banda musicale di Baucina che tra l'altro ha una sua storia e volevo così introdurre il discorso della banda musicale con due interviste al maestro e al presidente della stessa associazione bandistica. Canto a me il maestro della banda musicale di Baucina, Salvatore Mauro. Quando è nata questa banda? È nata nel 1996 per la volontà di un gruppo diciamo, di suonatori molto motivati, ha avuto l'onore di accettare diciamo, la loro proposta e da loro diciamo, la nostra idea è stata quella di consolidare un gruppo e anche diciamo, invogliare alcuni ragazzi, come ora adesso diciamo, la nostra presidentessa che abbiamo, a studiare la musica. Di queste ragazze diciamo molte sono andate al conservatorio, altre hanno già sono a un ottimo livello, hanno suonato anche nell'Ente Teatro Massimo e quindi diciamo c'è stato un folto gruppo di suonatori. Purtroppo diciamo la banda tra alte e basse non ha avuto sempre le stesse considerazioni da parte diciamo sia delle società oggi che ci circonda, che non ci sono abbastanza fondi, non ci sono diciamo convenzioni e quindi si è dovuto andare avanti per il piacere semplicemente di avere qualcosa a cui ci possiamo ispirare, che è la musica. E basta, diciamo. Speriamo che ci siano tempi migliori per poter migliorare ulteriormente questo gruppo che peraltro ha creato ottimi risultati partecipando a diversi concorsi, raduni nell'ambito siciliano. Io mi sono cimentato nella composizione nel frattempo e quindi ho scritto un mare di marce tra i quali quelle che avete appena ascoltato in Provincia in Festa, l'abbiamo dedicato alla provincia regionale di Palermo ed è stata diciamo inserita in un CD che abbiamo fatto a suo tempo diciamo con la regione, con la provincia di Palermo. Ecco, la passione per la musica coinvolge anche la presidente della banda. Allora, sì. Quando è nata la passione per la musica?
La passione per la musica è nata circa 8-10 anni fa, grazie soprattutto al professore che invoglia molto i giovani di Baucina a studiare, non solo io, perché infatti nella banda ci sono molti giovani che grazie anche al professore, all'ambiente che si crea, perché la banda è proprio questo, è un modo per, oltre a suonare, è un modo per stare insieme, per uno svago, soprattutto in questi paesi. E da allora, insomma, per noi suonare non è più quasi un peso, è un modo appunto per divertirci. Come me, come tanti altri giovani che appunto suonano per passione, perché non, cioè alcuni vanno al conservatorio, altri no, però comunque è un modo diverso anche di vedere la musica. Ecco, torniamo al nostro salottino. Questa è l'associazione bandistica ACAM Francesco Mauro, ma è una delle due bande. La seconda banda invece, Giovanni? Sì, la seconda banda, che poi tra l'altro è anche la prima in ordine di fondazione, è l'associazione musicale Francesco Genovese, intitolata al grande maestro genovese che per più di 98 anni ha operato e diciamo, ricoperto la carica di maestro della vecchia banda musicale. La banda musicale di cui abbiamo visto il direttore Francesco Mauro è stata fondata nel 1996, mentre la precedente banda, Francesco Genovese appunto, affonda le sue radici alla fine del secondo dopoguerra. Questo giusto per completare, anche perché entrambe le bande saranno presenti questa sera nella processione. Quindi diciamo che le due bande hanno un ruolo ben preciso all'interno della processione. Sì, diciamo che è una impressione sfiancante, lo so io per esperienza personale, in quanto ho partecipato in entrambe le bande. È sfiancante ma anche molto gratificante, perché suonare con duelli di folla che ti fanno da contorno è sicuramente uno stimolo maggiore per ogni musicista. Grazie alle due bande, Baucina da qualche anno si fregia del titolo di paese della musica, proprio perché appunto abbiamo la rappresentanza di due bande, e per un comune tutto sommato piccolo come Baucina, che conta 2000 abitanti, è motivo di vanto e di orgoglio, anche perché molti di questi sono proprio locali e hanno frequentato il Conservatorio di Palermo. Ricordo a quanti voglio venederci appunto che possono seguirci anche sul profilo Facebook di Tele One. Quindi oltre al canale 19, 519, c'è anche il profilo Facebook, quindi col telefonino è anche semplice così contattare e quindi guardare la nostra diretta. Giovanni, diciamo che Santa Fortunata e Baucina, e Baucina Santa Fortunata è diciamo qualcosa di magico, no? C'è qualcosa di magico. Diciamo che, come ho detto precedentemente, c'è un binomio indissolubile. Santa Fortunata è un simbolo per ogni baucinese, è un vessillo, è una bandiera a cui aggrapparsi nei momenti di preghiera, nei momenti di paura. È qualcosa a cui omaggiare nei momenti diciamo felici della vita, e sicuramente in questi 227 anni si è legato uno strettissimo legame, tant'è vero che Santa Fortunata si identifica tugur con Baucina, tant'è vero che avevo fatto precedentemente proposta al sindaco di cambiare la denominazione del comune in Baucina Santa Fortunata, proprio perché è così forte il legame tra il comune e la festa. Possiamo dire che Baucina senza la festa sarebbe un paese come tanti altri. Grazie a questa festa, grazie alle migliaia di fedeli che ogni anno ci rendono l'onore di venirci a trovare, Baucina diventa un paese particolare, proprio la particolarità data dalla fama miracolosa, ricordiamo, della sua santa. E ne sono testimoni i numerosi ex voto che sono presenti alla sala Pappalardo, che è un pochettino la sede dell'associazione, che raccoglie tutti gli ex voto di coloro che hanno ricevuto delle grazie da parte della Santa. E sugli ex voto noi avremo la possibilità di parlarne tra poco. Noi ti ringraziamo del tuo intervento, e tra poco avremo qua in nostro salotto il sindaco di Baucina, Ciro Coniglio, e a questo punto do la parola a Mara per una cosa interessante.
Bene, allora dopo questo breve momento in cui abbiamo assistito appunto alla rievocazione della storia di Santa Fortunata, in cui religione e storia si legano in un legame quasi indissolubile, direi che è giunto il momento di lanciare le pubblicità. Casale San Leonardo, una cornice raffinata ed accogliente per eventi di pregio, dove regalare agli ospiti la magia di attimi di inconfondibile bellezza. L'incantevole architettura offre grandi spazi e soluzioni ampiamente flessibili, utilizzabili tutto l'anno. Gli splendidi giardini, la terrazza, il baglio sono in grado di ospitare cerimonie e buffet all'aperto per vivere emozioni esclusive nelle serate estive. L'essenza della tradizione enogastronomica siciliana, valorizzata dalla ricerca costante dell'autenticità, che unisce l'eccellenza delle materie prime alla raffinata delicatezza delle preparazioni, attenzione nei particolari, servizio impeccabile, cura dei dettagli, qualità dei prodotti. Nulla è lasciato al caso per offrire il massimo ai nostri ospiti. Via il ristorante Pizzeria L'Ulivo, sala ricevimenti immersa in uno spettacolare paesaggio che si estende sino al mare. Propone l'organizzazione di ricevimenti nuziali, banchetti, party ed eventi speciali. Ristorante Pizzeria L'Ulivo, in Contrada Rovetto, a Trabia. Telefono 347 922 94 78. La Fenice Ricevimenti è lieta di accogliervi ed offrirvi uno scenario indimenticabile per celebrare gli eventi più importanti della vostra vita all'insegna dell'eccellenza e della massima professionalità. Grazie alla presenza di diversi ambienti elegantemente allestiti e integrati tra loro, siamo in grado di proporvi una nuova formula di matrimonio da costruire assieme in modo esclusivo e personalizzato, dal banqueting a qualsiasi tipo di cerimonia o evento. La Fenice Ricevimenti sorge sulle colline che sovrastano il comune di Trabia e che dolcemente scivolano verso le coste, aprendo gli occhi dei visitatori a un panorama di ineguagliabile bellezza che abbraccia con un solo sguardo il Golfo di Palermo fino a Cefalù. I suoi spazi interni ed esterni si presentano all'organizzazione di qualsiasi tipo di evento. La Fenice Ricevimenti, a Trabia, in Contrada Petruso. Ecco, di nuovo in diretta qui da Baucina, nel nostro salotto ci ha raggiunto il sindaco di Baucina, Ciro Coniglio. Buonasera sindaco, intanto abbiamo visto che si stanno preparando anche i portatori per far uscire la vara dalla chiesetta, abbiamo i famosi tamburinari che precedono praticamente l'uscita della vara di Santa Fortunata. Allora sindaco, Baucina, ho detto poco fa al professore Giovanni Taibbi, non può far meno di Santa Fortunata. Sì, per noi la festa di Santa Fortunata è qualcosa di eccellenza, perché è una festa che nasce dal 227 anniversario, è una festa che la comunità di Baucina la vive da domani, che è quasi finita, al prossimo evento, perché ci teniamo, è qualcosa, siamo orgogliosi di questa meravigliosa festa, però purtroppo ho tentato in questi anni di modificare, a portare delle modifiche un po' anche alla tradizione, ma purtroppo nel nostro paese la tradizione è la cosa fondamentale, perché è una festa che ha bisogno anche di rinnovamento in base all'evoluzione che negli anni sono arrivati. Io mi auguro che questa amministrazione vada in scadenza, la prossima incomincia a intravedere un qualcosa di migliorativo per questa festa. Noi è una festa che tecnicamente è un po', diciamo, molti nostri amicati aspettano con orgoglio e con passione, e spesso e volentieri abbiamo difficoltà proprio di ospitalità in quanto non abbiamo una grande recettività nel territorio, ma principalmente a Baucina, perché l'emigrato americano vuole vivere nel suo paese, vuole ritornare a vedere i luoghi dove è nato, dove ha vissuto. Ecco, Baucina fa parte del territorio del GAL Metropoli Est, il distretto turistico, qui lei è il presidente, quindi cosa significa intanto questo velivolo importante del GAL in prospettiva per un piccolo centro come Baucina?
Ma sono stato riconfermato presidente del Galle Metropolese perché già nella prima programmazione, presidente, abbiamo fatto già i primi passi, perché è una struttura europea che è la prima volta che entra nei nostri territori. Allora abbiamo iniziato un percorso di conoscenza, un percorso senteristico, un percorso anche religioso, dove mi auguro che nella seconda fase di programmazione, la programmazione 14-20, si continua a portare questo a tutto flusso di innovazione nei 14 comuni dove io rappresento il GAL. C'è una sintonia politica fra noi sindaci proprio di intraprendere un percorso che anni precedenti sconoscevamo, i sindaci erano un po' fermi nei propri comuni, nelle proprie stanze. Oggi, a distanza di qualche anno, i sindaci hanno capito che dobbiamo vivere assieme, che dobbiamo stare assieme. Il GAL è una realtà, perché questo ha portato ad avere questo grande finanziamento sia nella prima e riconfermato nella seconda, e l'altro evento meraviglioso sono i percorsi religiosi che ci hanno visto questi territori i primi in classifica a livello regionale come progettualità. Tra l'altro di percorsi religiosi ne parleremo più avanti, anche con la presenza di altri sindaci. Ecco, turismo, itinerari religiosi, questo è anche un viatico per rafforzare quel gemellaggio con la Francia che è iniziato da qualche tempo. Sì, dici bene, infatti queste strutture, percorsi, GAL, servono a noi proprio per rilanciare il turismo nei nostri territori. Una materia un po' complicata dove la gente deve maturare e che deve convivere, deve seguire anche la politica, e anche loro debbono mettere la loro parte per poter tentare di creare qualcosa di attrazione. Dicevo poco fa, la recettività è il punto di partenza che serve oggi ai nostri territori, perché abbiamo creato questo gemellaggio con la Bretagna. Siamo oggi 300.000 bretoni e 150.000 della provincia di Palermo, e sono 7 comuni: Baucina, Cimina, Ventimiglia, Casteldaccia, Trabia, Santa Flavia e Mezzoiuso, dove si è condiviso questo rapporto sempre di comunità amministrativa di fare questi rapporti. Siamo partiti con i singoli gemellaggi dei singoli paesi, oggi abbiamo chiuso un rapporto territoriale, intercomunale, come nella provincia di Palermo con la provincia di Brescia. Un altro impegno grosso, mi auguro che la politica qua ci aiuta a creare il volo diretto Brescia-Palermo, che oggi è un handicap. Per arrivare qua un bretone ci vogliono 2 giorni, anche noi, per arrivare là. Allora il volo diretto nel periodo estivo ci può permettere questo flusso turistico, farlo arrivare nei nostri territori, che per noi è fondamentale, perché gente che si è innamorata di Baucina, di Ventimiglia, di Cimina, di Mezzoiuso, dei comuni che avevo detto già prima, e vuole tornare, vuole essere in condizione di poter viaggiare. Questa è la grande scommessa politica, mi auguro di riuscirci insieme ai miei colleghi sindaci, affinché questo territorio possa iniziare un percorso e mettere a conoscenza delle bellezze sia naturalistici, sia archeologici e sia anche quelle religiose che, come dicevi tu Alessandro, fra un po' andiamo a presentare. Ecco, Baucina è anche terra di archeologia, abbiamo poco fa accennato qualcosa con Mara nella presentazione del paese. Ecco, questo è un altro punto fondamentale per lo sviluppo del territorio, anche per la presenza di un museo archeologico. Sì, dici bene, da quando mi sono insediato 8 anni fa sempre si raccontava che Monte Falcone era una ricchezza archeologica, ma nessuna amministrazione aveva proprio fare un investimento a capire quello che c'era in quella collina. Noi da 8 anni che lavoriamo, oggi siamo arrivati ad avere un piccolo museo, oggi abbiamo avuto un finanziamento per avere un museo, abbiamo avuto finanziato 1.300.000 euro nella realizzazione del museo e completamento di quello che c'è, avremo una grande realtà. Ma principalmente abbiamo iniziato gli scavi da 7 anni che lavoriamo a Monte Falcone, dove sono emerse delle meravigliose tombe. Abbiamo iniziato a trovare dove vivevano a quel periodo. Allora è un investimento che ogni anno abbiamo fatto, però io un appello chiedo anche alla Regione, che la Regione in questo caso è molto sorda, sono tutti sforzi di bilancio comunale. Io mi auguro che il nuovo futuro governo si incomincia ad investire, a portare alla luce tutte queste bellezze che la Sicilia sottoterra ha. Volevo precisare che i portatori stanno sistemando con dei pali di legno chiamati castagnoli. Castagnoli, perfetto, e la vara per poi farla uscire. Mara, prego.
Sì, appunto. Per quanto riguarda la vara, sappiamo che è sostenuta da due castagnoli. Porta raffigurati lateralmente, scolpite in legno in sei pannelli, le fasi più importanti del martirio e dell'arrivo della Santa Baucina. La vara venne donata il 12 novembre 1959 da un gruppo di baucinesi emigrati in America. Fu progettata, scolpita e costruita dal cavaliere Antonino La Barbera. Il peso complessivo, cioè completo di urne e castagnoli, è di circa 1500 kg. Questa vara viene portata in processione a spalla da circa 80 persone, indossanti pantaloni e camicia bianca con una fascia rossa alla vita. Inoltre, fra i portatori, tutti i devoti alla Santa, o graziati, figura di grande prestigio, nonché grande rilevanza strategica per la conduzione della vara, è quella dell'addetto ai manighi. Si tratta di due maniglie in ferro, avvitate all'estremità, anteriormente e posteriormente, di castagnoli, e impugnate da colui che deve fare da guidatore. Ecco, il guidatore, che tra l'altro è una figura fondamentale per, diciamo così, far spostare questa vara con gli 80 portatori. Anche perché sappiamo, come appunto ricordato dal professore, che l'andamento di questa vara è appunto soggetto alla volontà, per così dire, della Santa. Ecco, per quanto riguarda i costumi, c'è qualcosa di interessante che possiamo verificare in attesa che la vara esca dalla chiesa? Bene, sì. Per quanto riguarda i costumi, alla fine del 1800 furono allestiti dalle donne del paese dietro la guida dei sacerdoti baucinesi organizzatori. Successivamente, dietro consiglio del direttore del Teatro Massimo di Palermo, si cercò di rimodernarli, rendendoli più somiglianti a quelli dell'epoca romana. Ancora oggi, annualmente, si cerca di modificare qualche costume, cercando di imitare quanto più possibili quelli dell'epoca di Diocleziano, epoca in cui si ritiene visse Santa Fortunata. Ecco, Sindaco, questo sforzo anche da parte della confraternita è notevole per l'organizzazione della processione. Cosa significa per un baucinese, diciamo così, organizzare questa processione? Ma già è molto difficile e complesso organizzare principalmente la processione, anche perché abbiamo più di 100 e rotti personaggi e c'è questa grande difficoltà a reclutare per le persone. Allora è un massacro. Io faccio un esempio: i personaggi di questa sera non saranno domani sera. Allora è compito di questo comitato, di questo gruppo organizzativo della processione, ha questo oneroso impegno alla fine della processione: recuperare i vestiti, rigirarli ai nuovi personaggi che domani sera ridebbono fare la processione. Capite che impegno enorme c'è durante l'anno alla composizione dei gruppi e delle figure, dei figuranti che devono sfilare. Quindi si lavora sia il giorno che la notte a questo punto, perché sono 130 personaggi e quindi bisogna far indossare i costumi, diciamo, a nuove persone, quindi con misure diverse, quindi sicuramente il lavoro è abbastanza faticoso. E per quanto riguarda invece l'aspetto della promozione anche gastronomica, Baucina è famosa anche per i dolci, ecco, quali sono, diciamo, le prospettive anche in futuro? Perché non soltanto dolci, ma ci sono anche i formaggi, i latticini. Ma su questo già da diversi anni abbiamo portato fuori i nostri prodotti, grazie anche al GAL e altre misure, dove abbiamo portato sia i dolci, che è un punto di orgoglio, i prodotti da mandorla, perché principalmente sono prodotti da mandorla, più un caseificio che abbiamo cucina che ha ottima fattura di ricotta e di formaggi. Per noi sono... Un attimo, Sindaco, questa scena, queste bambine che portano questa scritta Santa Fortunata e dietro c'è il soldato romano. No, quindi... allora i bambini che portano la scritta Viva Santa Fortunata è l'apertura del corteo storico. Dietro abbiamo San Michele Arcangelo, i primi tre gruppi sono gruppi spirituali, perché se vedete San Michele poi ci dovrebbe essere il re, la regina e il filosofo, che rappresentano un po' la forza, il re, la potenza, il filosofo, l'intelligenza, e dietro fede, speranza e carità, che è l'altra parte religiosa. Allora, la parte politica davanti,
con il re, la regina e il filosofo, dietro Fede, Speranza e Carità, che è la parte religiosa. Dopodiché inizia il vero e proprio martiri di Santa Fortunata. Ecco, questo è il re, la regina e il filosofo. Poi successivamente vedete quelle tre donne sono la Fede, Speranza e Carità. Ecco, un corteo diciamo, abbastanza sontuoso, ma anche ricco di costumi e di colori, vero Mara? Sì, esattamente. Come possiamo ben notare, i costumi sono molto colorati. È sempre un'emozione guardare appunto questa processione, perché io, essendo di qua vicino, mi lascio sempre travolgere dalla commozione, nonché dal sentimento religioso che è avvertibile veramente a pelle. Ecco, intanto io direi, pregherei la regia di, come abbiamo parlato anche di ex voto, che particolarmente diciamo così caratteristici e fanno parte della collezione della confraternita di Santa Fortunata, di mandare in servizio il contributo fatto stamattina con il segretario della confraternita di Santa Fortunata, Francesco Staropoli. Siamo all'interno della sede della confraternita Santa Fortunata di Baucina, accanto a me il segretario Francesco Staropoli. Allora, questo ex voto significa tanta fede qui a Baucina, ma non solo. Sì, gli ex voto diciamo, sono tutte per grazia ricevuta e sono manifestazioni di fede dei devoti di Santa Fortunata, che sono sparsi un po' in tutta la Sicilia, anche oltreoceano, i nostri emigrati. E sono doni che vengono fatti appunto quando si ricevono delle grazie. Molto spesso vengono incisi in delle lastre di argento gli organi guariti da questi miracoli o per cui si è chiesta la grazia. La pratica dell'ex voto per quanto riguarda Baucina è iniziata intorno al 1870. In chiesa dalle suore abbiamo il primo ex voto, che ritrae una corsa di cavalli fatta a Monreale, dove è caduto il fantino per non essere investito dagli altri cavalli invoca l'aiuto di Santa Fortunata e rimane illeso dal passaggio dei cavalli. Per quanto riguarda questi qua, diciamo, sono quelli che sono stati raccolti da un cinquantennio a questa parte e sono esposti gran parte qua. Un'altra parte è esposta nelle suore, però oltre ad esserci questi qua in argento, esistono anche gli ex voti in oro, che fanno parte del tesoro di Santa Fortunata e sono custoditi diciamo, in dei luoghi di sicuri. Parte di questo tesoro viene esposto ogni anno qui presso la nostra sede confraternale. Esistono anche indumenti di nascite, di gente che affida alla protezione della nostra santa il proprio pargolo appena nato. Anche i mazzetti dei fiori degli sposi vengono dati come ex voto. Gli sposi invocano nel giorno delle loro nozze la protezione della nostra santa. E quindi è una manifestazione di fede sana e verace. Vediamo i tamburinari diciamo, che stanno precedendo il corteo. E come procede la processione, Mara? Vogliamo diciamo così, notiziare i nostri telespettatori? Bene, ecco, la processione procede percorrendo quattro strade del paese, due per sera. È precisamente la prima sera la parte superiore di via Roma, Ucapo, scende per via 24 Maggio, gira da Ufunnaco e risale per Corso Umberto I per entrare in Chiesa Madre. La seconda sera, invece, sempre nell'ordine descritto, esce dalla Chiesa Madre, risale Corso Umberto I, gira via San Francesco, scende per via Rudinì fino a Ufunnaco e risale per via Roma fino al Collegio di Maria, dove rimane per il resto dell'anno e dove è meta di continui pellegrinaggi. Nell'allestimento della processione, io a questo punto sentirei, anche se brevemente, il presidente della confraternita, Agostino Falco. Prego la regia di mandare in onda il contributo.
Questo è il decreto del cardinale Francesco Carpino che nel 1968 ha dichiarato eretta la venerabile confraternita di Santa Fortunata. Agostino Falco è il presidente. Chi è stato colui che ha dato il là a questa confraternita? Lui che è stato il là è stato mio padre, circa 48 anni fa, nel 1968, che si è costituito questa confraternita. Di allora si è continuato e ancora oggi giovani che si iscrivono per non fare perdere la tradizione di questa realtà. Che quanti siete in tutto? Siamo in tutto circa 80, che entrano giovani, c'è chi va, c'è chi viene. Sito per l'occasione in festa di Santa Fortunata, diretta televisiva per quanto concerne Tele One, canale 19 519, da non sottovalutare anche la diretta sul profilo Facebook di Tele One. Ci ha raggiunto nel nostro salottino il sindaco di Ventimiglia, Antonio Orrini. Buonasera sindaco. Buonasera a voi, buonasera a tutti lui, i nostri telespettatori. Anche lui fa parte, anche il suo comune fa parte del distretto turistico Gal Metropoli Est. Io vorrei così, in attesa dell'uscita della Vara, iniziare a parlare un po' degli itinerari religiosi, sindaco, mi riferisco al sindaco di Baucina Ciro Coniglio. Ecco, è importante in questo contesto la valorizzazione dei territori attraverso questo percorso religioso che ha una sua identità perché coinvolge ben 7 centri. Vogliamo ricordare, sindaco? Allora, noi abbiamo costituito un'associazione fra i comuni capofila, il comune di Baucina, fra Baucina, Ciminna, Ventimiglia, Mezzoiuso, Casserdaccia, Santa Flavia e Altavilla Milicia. Allora, assieme abbiamo sviluppato questo percorso religioso che parte dal santuario della Milicia ad arrivare al santuario di Baucina e con tutti i percorsi delle chiese, compreso quelle di Mezzoiuso, sono meravigliose perché là abbiamo due riti di religione. E allora questo contributo che abbiamo ricevuto va a integrarsi nel Galle Metropolesi perché va a ricoprire, oltre ai percorsi senteristici, naturalistici e archeologici, percorsi religiosi. Questa è l'altra grande scommessa che il territorio ha vinto e che crede, e mi auguro che nel tempo ne possa vincere altri, perché questo territorio, questi comuni hanno bisogno di visibilità, fare conoscere quelle realtà che a livello regionale ma anche a livello mondiale sconoscono. Allora il turista oggi vuole vivere l'entroterra palermitana, allora noi stiamo mettendo tutte quelle condizioni, gli strumenti per poter fare arrivare i turisti nei nostri territori. Ecco, il turismo religioso è molto importante per lo sviluppo del territorio, ma anche importante anche l'aspetto internazionale. Baucina un po' è entrata nel suo ultimo viaggio a Brest anche in un circuito internazionale del turismo religioso. Sì, dici bene, noi siamo stati a Brest qualche mese fa dove abbiamo chiuso un protocollo d'intesa con i percorsi religiosi bretone. Abbiamo incontrato dal Vescovo di Brest anche tutti i comitati religiosi di quel territorio, dove abbiamo fatto questo protocollo di fare conoscere i nostri, in questo caso anche mettere a conoscenza la nostra terra, i percorsi religiosi dei nostri concittadini, definiamolo mai così, bretoni. Ecco, sindaco di Ventimiglia Antonio Orrini, itinerario religioso interessante che coinvolge anche il suo piccolo centro pieno di energia ed iniziative. Sì, devo dire che la scommessa lanciata dai comuni, come diceva poc'anzi il sindaco di Baucina Ciro Coniglio, è parte da una considerazione che è un dato di fatto. Non esiste il turismo, ma esistono i turismi. Non c'è un solo turismo, ma esistono più turismi di settore, che va dal turismo religioso, al turismo rurale, al turismo di nicchia, al turismo culturale. Ecco, partendo da questo presupposto ci si è mossi per cominciare a programmare, che programmare significa sviluppare. Ed è così che si è arrivato appunto agli itinerari religiosi. Itinerari religiosi perché gli amministratori hanno una loro consapevolezza, quella del fatto che il turista che viene in Sicilia non verrà mai a Ventimiglia di Sicilia, non verrà mai soltanto a Baucina, non verrà mai soltanto a Ciminna, ma se al turista gli si offre una possibilità di un percorso che prenda tutte
tutti questi paesi, e allora possibilmente il turismo diventa più appetibile, diventa più accattivante, diventa più interessante. Perché dico questo? Perché accanto a una programmazione, come diceva bene Ciro Coniglio, ci vuole anche un impegno per quanto riguarda l'asse viario, perché è impossibile programmare oggi come oggi. I sindaci, i comuni e le amministrazioni locali fanno mille sforzi per poter realizzare qualcosa di interessante nelle proprie comunità e poi, per esempio, ci sono difficoltà a raggiungere questo tipo di località. Allora siamo partiti da questa consapevolezza ed è per questo che abbiamo fatto rete, abbiamo fatto sistema, che è l'unico modo per vincere. Ecco, volevo far vedere ai nostri telespettatori anche una clip di un minuto su questi itinerari religiosi con i monumenti principali di questi 7 centri coinvolti in questo progetto. Questo progetto si chiama, sindaco, se ricordo, dai Monti Sicani, da Solunto ai Monti Sicani. Ecco, sindaco, sempre rivolgo al sindaco di Ventimiglia. Ventimiglia, paese agricolo, si scopre anche come paese che può, diciamo, dare un suo contributo nel territorio per quanto riguarda il turismo, perché ci sono anche delle bellezze naturalistiche importanti. Sì, noi siamo partiti da un paradigma che non abbiamo nulla da inventare ma tutto da riscoprire. Partendo da qui abbiamo iniziato a fare tutta una serie di politiche volte alla valorizzazione del territorio, ma non una valorizzazione parolaia, ma una valorizzazione che si possa esplicare in fatti concreti. È il motivo per la quale noi abbiamo fatto un museo della montagna, dove ovviamente abbiamo cercato di collegare la parte teorica alla parte pratica, la parte diciamo naturalistica alla parte di informazione. Un museo interessante dove si parla della nostra vegetazione, della nostra fauna, delle nostre storie, delle nostre tradizioni, collegandolo alle nostre riserve naturali. Come voi tutti sapete, Ventimiglia è ai piedi di Montecane, Pizzutrigna e Grotta Mazzamuto, ed è per questo che abbiamo fatto un protocollo d'intesa con il Club Alpino Italiano e ogni anno ripetutamente noi facciamo delle escursioni in montagna, e questo credo che sia un esempio in cui mettere insieme la parte ovviamente di studio, la parte scientifica, insieme alla parte turistica. Ecco, abbiamo seguito adesso una parte dell'esibizione di un violinista di Bagheria con una rappresentazione musicale sull'Ave Maria di Gounod. E per quanto riguarda invece, ecco, fra poco noi avremo l'uscita della Vara, direi di mandare qualcosa di interessante a livello pubblicitario. Che dici, Mara?
abbiamo assistito appunto in questo momento in cui abbiamo visto come si può incontrare il turismo con le nostre risorse, soprattutto naturalistiche ma anche religiose. E quindi direi che è giunto il momento di lanciare le pubblicità. Casale San Leonardo, una cornice raffinata ed accogliente per eventi di pregio, dove regalare agli ospiti la magia di attimi di inconfondibile bellezza. L'incantevole architettura offre grandi spazi e soluzioni ampiamente flessibili, utilizzabili tutto l'anno. Gli splendidi giardini, la terrazza, il baglio sono in grado di ospitare cerimonie e buffet all'aperto per vivere emozioni esclusive nelle serate estive. L'essenza della tradizione enogastronomica siciliana, valorizzata dalla ricerca costante dell'autenticità, che unisce l'eccellenza delle materie prime alla raffinata delicatezza delle preparazioni, attenzione nei particolari, servizio impeccabile, cura dei dettagli, qualità dei prodotti. Nulla è lasciato al caso per offrire il massimo ai nostri ospiti. A Trabia, il ristorante Pizzeria L'Ulivo, sala ricevimenti immersa in uno spettacolare paesaggio che si estende sino al mare. Propone l'organizzazione di ricevimenti nuziali, banchetti, party ed eventi speciali. Ristorante Pizzeria L'Ulivo, in Contrada Rovetto, a Trabia. Telefono 347 922 94 78. La Fenice Ricevimenti è lieta di accogliervi ed offrirvi uno scenario indimenticabile per celebrare gli eventi più importanti della vostra vita all'insegna dell'eccellenza e della massima professionalità. Grazie alla presenza di diversi ambienti elegantemente allestiti e integrati tra loro, siamo in grado di proporvi una nuova formula di matrimonio da costruire assieme in modo esclusivo e personalizzato, dal banqueting a qualsiasi tipo di cerimonia o evento. La Fenice Ricevimenti sorge sulle colline che sovrastano il comune di Trabia e che dolcemente scivolano verso le coste, aprendo gli occhi dei visitatori a un panorama di ineguagliabile bellezza, che abbraccia con un solo sguardo il Golfo di Palermo fino a Cefalù. I suoi spazi interni ed esterni si presentano all'organizzazione di qualsiasi tipo di evento. La Fenice Ricevimenti, a Trabia, in Contrada Petruso. Siamo di nuovo in diretta, ecco l'uscita della Vara con Santa Fortunata, proprio in questo istante sta uscendo la Vara, però abbiamo qualche problemino, siamo di nuovo forse con delle immagini della chiesa, abbiamo visto dallo sfondo la Vara, quindi sta uscendo in questo momento. Anche da queste immagini si denota come sia molto sentita la festa, infatti ci sono molte persone, questo significa che davvero questo evento religioso è capace di fare molti fedeli e molti devoti. Ecco qua, in questo momento sta uscendo la Vara di Santa Fortunata. Particolarmente ecco, emozionante, sindaco, questa uscita. Sì, è un momento molto emozionante, anche perché tutta la folla che c'è, e nel momento che esce dal collegio la gente veramente è molto commossa e esce sugli applausi di tutti i fedeli che ci sono là, perché è un momento particolare che l'urna inizia il suo percorso iniziando oggi e completandolo domani rientrando alla chiesa del collegio. Ecco, i portatori che devono sopportare diciamo questa pesantezza di questa Vara, sindaco. Ricordiamo 1500 kg. Che non sono pochi, Sì, è un grande sacrificio dei portatori di Vara, perché una processione che dura circa tre ore e mezza, e per tre ore e mezza avere sulle spalle 1500 kg non è così semplice, però li ringraziamo perché lo fanno con fede e con amore. Addirittura abbiamo dei portatori di bara che vanno a piedi scalzi su promessa, su qualcosa di devozione verso Santa Fortunata. Ecco, momento particolare è sicuramente la partenza dalla chiesa, perché questo tragitto lungo, dritto, però poi c'è una salita. Sì, vabbè, Bauchino è un paese collinare, è normale che ci sono i momenti anche più pesanti della salita, ma volevo
soffermarmi sui portatori di bara, perché negli anni, oggi siamo quasi al 60% di portatori esterni, non baucinesi, perché come secondo la devozione, il voto o la grazia ricevuta non possiamo dire no a qualcuno con grande fede chiede di entrare dentro la bara. Diciamo prima che era un privilegio entrare come portatore di bara perché era blindata, c'era gente che era a testamento da padre a figlio. Oggi invece siamo al punto di dare ospitalità anche ai pellegrini di tutta la Sicilia che vengono e dare la possibilità anche loro di avere sulle spalle questa meravigliosa santa. Perché essere portatori è un ruolo molto molto ambito, appunto. Ecco, sindaco di Ventimiglia, Antonio Rini, fra qualche settimana ci sarà anche la festa a Ventimiglia di Sicilia, ecco, anche lì molto sentita, che quindi una festa che è integrata negli itinerari religiosi sicuramente, ma che sicuramente darà un contributo notevole anche per il turismo religioso del suo paese. Certamente integrata negli itinerari religiosi, anche perché anche per un fatto fortuito, non voluto, ma certamente da buon, diciamo, amministratori che cercano di creare anche turismo nella destagionalizzazione. Inizia la prima settimana a Cimin e finiamo con la prima settimana di ottobre a Ventimiglia di Sicilia. Certamente è una festa sentita, è la festa più importante di Ventimiglia di Sicilia, anche questa viene inserita all'interno delle manifestazioni degli itinerari religiosi. Il nostro obiettivo è quello, nel tutto mese di settembre, arrivati fino alla prima settimana di ottobre, di cercare di creare quel turismo che possa essere un turismo di nicchia e che possa dare vitalità, energia e partecipazione alle nostre comunità. Ecco sindaco, il corteo si è mosso dalla chiesetta dove è uscita la vara di Santa Fortunata, ecco, lo vediamo qua con le nostre telecamere, con i nostri contributi da parte degli operatori di Tele One. Ecco, questo momento sentito, un momento così emozionante, ecco, il baucinese, oltre a questo sentimento, in questo momento cosa pensa? Ma i baucinesi pensano tanto a chiedere qualcosa a Santa Fortunata per i propri familiari, perché la ricordiamo tutti Santa Fortunata perché è così forte, perché come dice qualcuno Santa Fortunata porta in Dio e noi abbiamo questa grande fede. Nel momento in cui Santa Fortunata esce e comincia a camminare all'interno di Baucina, le famiglie sono tutte concentrate a chiedere qualcosa, che sia una grazia, che sia qualche altra cosa, a Santa Fortunata veramente con forte fede e con forte amore. Ecco, dietro, diciamo, la vara abbiamo anche le autorità politiche, sono numerosi sindaci questa sera che hanno accettato il suo invito. Questo è significativo perché il rapporto tra i sindaci e i paesi limitrofi con la festa è di notevole, diciamo, importanza. Ma noi su questo punto di vista, dietro Santa Fortunata c'è sempre l'amministrazione comunale. I sindaci li invito per la messa solenne, dove è un momento anche forte la messa solenne di Santa Fortunata, e anche i sindaci non fare tre ore e mezzo dietro la bara. Ecco, sindaco di Ventimiglia Antonio Rini, cosa sente una persona al di fuori per questa festa? Cosa sente? Che stato d'animo prova? Che sono i Certamente è una festa che trasuda la devozione che ci hanno tantissimi Baucina. Questa è una festa che unisce locale con globale, perché se si pensa che ci sono tantissime emigrati di fuori, tantissime gente emigrata, anche che seguono questa festa con molta devozione e fede oltreoceano, fa capire il senso così profondo di questa fede, che non soltanto è un momento religioso, ma diventa anche un momento di comunità e un momento di territorio. Ecco, io credo che l'importanza di queste feste sia quella anche di dare un messaggio che sia di condivisione e di partecipazione, partendo dal presupposto che queste feste servono ad unire e non a dividere. Allora, vediamo questo contributo della clip relativa al progetto Da Solunto ai Monti Sicani.
Ecco, vediamo, questa è la topografia, insomma, del percorso di itinerario religioso che parte proprio da Santa Flavia e attraversando i paesi di Casteldaccia, Altavilla, Cimina, Baucina, Ventimiglia, raggiunge Mezzoiuso, quindi si completa questo itinerario religioso pieno di ricchezze architettoniche, ma anche pieno di, diciamo, di effetti, cristiani. E qui siamo nella chiesa madre di Ventimiglia Sicilia, qui siamo all'interno della chiesa di Baucina, dove è deposta la vara di Santa Fortunata con i portatori in primo piano. Qui abbiamo il santuario di San Vito a Ciminna e quelli sono gli interni della chiesa Santa Maria Maddalena, dove è stato girato il film Gattopardo, e qui chiudiamo con le due chiese romano e greco-bizantina di Mezzoiuso con le famose icone. Ecco, un itinerario religioso ricco proprio di patrimonio artistico che sicuramente sarà utile e fondamentale per lo sviluppo del turismo religioso nel territorio del Gal Metropoli Est. Ci ha raggiunti nel nostro salottino, noi ci siamo visti stamattina, tant'è vero abbiamo mandato il contributo sugli ex voto, Francesco Staropoli, che è il segretario della confraterna. Allora Francesco, la vara, abbiamo parlato così della vara in sostanza in maniera molto superficiale, ma vogliamo spiegare meglio questa vara, il significato di questa vara per quanto concerne la processione. E allora la vara è stata progettata e realizzata nel 1959 dall'ebanista baucinese Antonio La Barbera Coniglio. Il progetto è suo e fu esitato favorevolmente dalla commissione liturgica allora presieduta da Monsignor Filippo Pottino in Curia. Questa vara, diciamo, inizialmente ancora oggi è formata da una conchiglia sovrastante e la base della vara. Sulla conchiglia viene sistemata l'urna. All'inizio era molto più alta, poi per motivi di baricentro si è stati costretti ad abbassarla. Fatto. Altra cosa che possiamo dire di questa vara è che nei laterali sono scolpiti su legno tutta la vita e il martirio di Santa Fortunata. Dicevo inizialmente che questa vara è stata realizzata da Antonio La Barbera, ma subito dopo la sua tragica morte, a fare l'operazione di abbassamento per consentire, diciamo, di realizzare un baricentro più stabile fu l'ebanista villafratese Pietro Tripo. Da allora, diciamo, incessantemente dal 1960 viene portata in processione. Ci sono circa 80 portatori di vara che si alternano per tutte le sere, molti dei quali non sono baucinesi, perché la devozione di Santa Fortunata spazia fuori i confini di Baucina. Ecco, vediamo alcune immagini in questo momento della vara che sta facendo il suo percorso. Sì, altra cosa che volevo dire, noi diamo spazio appunto anche a chi vuole manifestare la sua devozione, richiede di mettersi sotto la vara preventivamente, diciamo, noi limitatamente, diciamo, a quelle che sono le esigenze gli diamo questo spazio. Altra caratteristica, ci sono i cosiddetti non guidatori ma manigieri. I manigieri sono coloro che all'estremità dei due castagnoli, cioè le travi, ecco, li vediamo, vengono, cercano di dirigere stabilmente la vara, e sono uno di dietro e uno davanti. È con notevole forza, perché correggere in queste salite un po' ripide una massa di peso come quella della vara di Santa Fortunata, che complessivamente si aggira sui 1600 kg, non è facile. Sono
svolgono tutto con notevole sforzo, dicevo. Ecco Francesco, scusami, c'è questa particolare devozione, i bambini che sì, baciano i bambini, la Madre di Santa Fortuna. Ecco, questa è una caratteristica prettamente di Baucina, di poggiare durante il percorso processionale i bambini appena nati o in tenera età nell'urna di Santa Fortunata e richiedere la protezione della Santa affinché questi pargoli crescano sani e belli. Ecco, i ragazzi come sentono questa festa? Allora, dobbiamo dire una cosa, l'organizzazione di Santa Fortunata non è un'organizzazione che avviene in maniera sprovveduta nell'arco di 15 giorni, c'è un lavoro che comincia, si può dire, a partire dall'indomani della festa e se si vuole veramente realizzare qualcosa di bello e testimoniare la fede, deve essere realizzato con tutto il concorso del popolo baucinese e quindi ognuno di noi di Baucina nel suo piccolo dà il suo piccolo contributo, esprime la sua idea democraticamente e affinché tutto vada per il verso giusto e questi sono i risultati, perché oggi la festa di Santa Fortunata è una tra le più rinomate in tutta la Sicilia se non in tutto il meridione d'Italia. Ecco, in questa fase i portatori stanno preparando per ripartire. Sì. Ecco, il portatore, è, come abbiamo detto, è anche, non è soltanto baucinese, ma viene anche da altri centri limitrofi, sì, o anche addirittura fuori dalla provincia. Per esempio, il signore che è a sinistra viene da Pacheco. Da Pacheco, addirittura. Sì, quindi, sì. Diciamo, è un qualcosa che attrae non soltanto a livello provinciale, ma anche regionale. Esatto. Ecco, il portatore. Prima di portare la vara fa qualche operazione particolare? No, allora un minuto prima che la vara esce dalla chiesa assieme all'arciprete parroco di Baucina si riunì Don Giacomo Milianto, Don Giacomo ricordiamo. Milianto, lo ricordiamo, che dall'anima in 9 anni veramente si è speso in lungo e in largo senza risparmiarsi un minuto prima che la vara esce si raccolgono in preghiera, ma antecedentemente e la sera, cioè del giovedì prima della processione, tutti i portatori di vara vanno nella chiesa di Santa Fortunata, assistono alla messa, si devono confessare e comunicare, perché le cose sante devono essere trattate in modo santo, non è soltanto il folklore, ci può stare, per carità, siamo però deve essere prima di tutto una manifestazione di fede. E tra poco qui avremo, grazie a Dio, l'arcivescovo che ci incoraggerà ad andare avanti in questo senso. L'operazione non è soltanto, diciamo, di tipo folcloristica, ma deve essere un cammino di fede, di crescita di fede. Certo, lui ti riferiva all'arcivescovo, il Monsignor Lorefice tra poco sarà qui per la predica prima della volata degli angeli. No, è un momento, è un momento di riflessione spirituale molto sentito e in rigoroso silenzio. Ecco, i giovani e la fede, i giovani e sì. Santa Fortunata. Ecco, i ragazzi come preparano questa festa? I ragazzi, dicevano, anche loro si preparano questa festa in maniera intensa e chi si presenta per vestirsi per la processione figurata, chi diciamo vuole aiutare anche nella gestione dell'ordine pubblico, che, diciamo, con i volontari, chi addirittura a spazzare le strade, a pulire i banchi della chiesa, diciamo che la fede è verso questa santa, che non deve essere la fede verso la singola santa, ma è la santa che con la sua testimonianza ci conduce a Cristo. Ecco, il limite ultimo che la santa deve essere Cristo. E praticamente, diciamo, i ragazzi testimoniano questa fede in qualsiasi modo, non risparmiandosi. Ecco, sottofondo sentiamo qualche
prova di microfono, perché tra poco ci sarà la predica e quindi tra l'altro anche la volata degli angeli che saranno, no, diciamo così. Credo che ci sia anche un momento, perché anche il pregare, poc'anzi all'uscita della chiesa abbiamo assistito ad un momento forte, un ragazzo di Bagheria, Francesco Viscuso, che è un portatore di handicap perché è cieco, ha eseguito a modo suo una preghiera, l'Ave Maria di Gounod, per testimoniare la fede verso Santa Fortunata. Adesso abbiamo un altro momento, adesso abbiamo un altro momento forte, che spiegheremo. Un soprano, un soprano e un mezzo soprano, amici e devoti di Santa Fortunata, eseguiranno l'inno a Santa Fortunata, e anche questa è una preghiera. Santa Fortunata, affascinati dalla sua vita, dal suo esempio, stringiamoci insieme alla nostra santa che viene a... cammino che ha ogni giorno le sue gioie e le sue difficoltà. E con il sottofondo abbiamo anche la predica. Uniamoci ora a queste bambine che noi sentiamo, che offrono questi fiori come segno delle preghiere e devoti che ognuno di noi innalza al Signore. La vara tra l'altro è a poca distanza dalla nostra postazione e tra poco vediamo anche di sentire qualcuno dei portatori. Ecco San Michele Arcangelo, principe delle milizie celesti, che nel nome di Dio ha combattuto contro il diavolo e lo ha battuto. San Michele ci invita alla preghiera, che è l'unica arma che abbiamo per superare ogni tentazione e vincere in unione con Dio ogni peccato e ogni male. Ecco Francesco, vediamo lo sforzo dei portatori, sì, sforzo e immane, perché sono in salita, nelle immagini non si vince, ma sono in salita. Si presentano dinanzi a noi tre personaggi: il re, che simboleggia l'onnipotenza di Dio; la regina, che simboleggia la fede e porta in mano la bandiera del Cristo risorto come segno di vittoria. Ah, dimenticavo di dire una cosa. Il filosofo, che simboleggia la ragione umana. Ecco le virtù teologali: fede, speranza e carità. Simboleggiano il cammino del cristiano. Cammino che è caratterizzato dalla fede in Gesù, dalla speranza di poter vedere un giorno nella gloria quello che ora noi vediamo per fede, e della carità, che è l'unica strada che ci permette di entrare nella gloria di Dio. Rividiamo ora la vita e il martirio di Santa Fortunata. Santa Fortunata nacque in Palestina, vicino a Roma, da genitori pagani. Ebbe tre fratelli, Calponio, Evaristo e Prisciano, che poi morirono anche loro martiri di Gesù, i quali convertirono al cristianesimo grazie alla predicazione e al buon esempio di un santo vescovo, e si adoperò che la loro dodicenne sorella Fortunata divenisse anche lei cristiana. Ed ecco allora Fortunata che inizia il suo cammino di catecumena, cammino che la impegna nell'ascolto, nella meditazione del Vangelo. Ed è proprio meditando il Vangelo che Santa Fortunata si innamora sempre più di Gesù. Per questo finalmente chiede di essere battezzata. E la vediamo qui mentre il Santo Vescovo la battezza nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Santa Fortunata ormai appartiene tutta a Gesù e ha rinunziato agli dei pagani.
Santa Fortunata tentata dal diavolo. Ma ecco che il diavolo tenta Fortunata con ogni tipo di tentazione, ricchezze, piaceri terreni, ma Fortunata trova nella preghiera la forza per rimanere fedele al suo Signore. In quel tempo però regnava su tutto l'impero romano Diocleziano, uomo feroce e sanguinario, che non vedeva di buon occhio i cristiani, anzi ordinò che in tutte le province dell'impero fossero perseguitati tutti i discepoli di Gesù, perché nemici dello Stato. Obbedendo all'editto dell'imperatore, il governatore Urbano fece chiamare davanti a sé Fortunata e la propose di sposarlo a lei, e lei sarebbe così scampata alla persecuzione. In verità il governatore sperava di entrare in possesso delle grandi ricchezze di Fortunata, ma Fortunata, infiammata del suo amore per Gesù Cristo, a cui aveva consacrato il suo cuore, rinunciava all'offerta del governatore. Il governatore, dinanzi a quel rifiuto, monta su tutte le furie e la condanna alle più atroci sofferenze. E per prima cosa la incatena. Ciro. Ancora una volta il governatore ma la giovane Fortunata con grande coraggio professa la sua fede nel Signore e rifiuta ancora una volta le offerte del governatore. Per questo viene gettata in prigione. Accanto a lei i genitori pagani che piangono e la invitano a dimenticare Gesù e a salvare la sua vita. Ma Fortunata ripete nel suo cuore quella parola del Signore: chi ama il padre e la madre più di me non è degno di me, e rimane salda nella fede cristiana. Santa Fortunata allora fu gettata tra i leoni per essere divorata, ma i leoni che erano stati scelti per divorarla la risparmiarono. La storia racconta che i leoni si accovacciarono ai suoi piedi, quindi si scagliarono verso la tribuna dove era seduto il governatore, minacciandolo di divorarlo. A tale spettacolo molti pagani si convertirono. Per questo il governatore, ancora più furioso, ordinò che Fortunata venisse messa in una caldaia con l'olio bollente. Ma che meraviglia! Le fiamme non la toccarono e Fortunata compare davanti alla folla ancora più bella, sana e risplendente di luce, ed esaltando i pagani che avevano visto ciò che Dio aveva operato in lei a convertirsi al cristianesimo. Fortunata allora fu condannata alla pena delle frecce che subisce e sopporta con fede nel Signore e con grande pazienza. Insanguinata viene ancora una volta invitata a rinnegare Gesù e a passare al paganesimo. Santa Fortunata andò in sogno alla superiore del collegio di Maria di Baucina e alla rettore della chiesa del collegio. Il sogno si ripeté 3 notti di seguito. Santa Fortunata diceva loro che voleva essere onorata dal popolo di Baucina. Il caso destò molto clamore e fu riferito alle autorità ecclesiastiche. Ritorniamo qui nel nostro salotto. Allora, Francesco Staropoli, è un particolare riguardo una campanellina. Vai. La campanellina è, diciamo, il suono della campanellina è data al superiore della confraternita, il quale comanda ogni volta quando la vara si deve muovere e si deve sostare. I suoni sono due, uno è per prepararsi e l'altro è per
avviarsi al cammino, caro Alessandro. Benissimo, i sportatori stanno effettuando un'altra fermata. Quanto percorrono da una sosta a un'altra? Questo non ci sono le soste ben determinate. Purtroppo avviene che molto spesso la calca delle persone lì sotto ci costringe a fermarsi. E quindi il superiore intuisce questo problema e suona la campanellina. Benissimo, adesso noi fra poco abbiamo altri ospiti, noi ti ringraziamo Francesco, rimani qui perché abbiamo anche bisogno di te per qualche altra delucidazione. Come no, intanto come vediamo no. Alessandro, e grazie anche a voi a nome dell'associazione della confraternita che indegnamente rappresento stasera, perché il superiore è impegnato. Grazie per questa magnifica diretta, per questa testimonianza di fede che stiamo dando anche attraverso il vostro servizio. Grazie Alessandro, grazie a Teleone. Grazie a te Francesco. Adesso verranno altri ospiti qua nel nostro salotto, la gente è sempre più presente e più partecipe a questo evento religioso che tra l'altro coinvolge ma molte persone che vengono anche addirittura da Siracusa, da Catania, da Agrigento, da Trapani, insomma una festa sentita veramente. Accanto a me ci ha raggiunti il vicepresidente dell'ARS, onorevole Giuseppe Lupo, grazie della sua presenza. Grazie a voi. Ecco, la festa di Santa Fortunata che entra a pieno titolo in questi itinerari religiosi, in questo progetto che parte da Solonto e arriva a Montesicani, quindi Mezzoiuso e Ficuzza. Ecco, cosa significa anche per l'intera regione siciliana questo progetto, soprattutto in questo contesto territoriale? Una straordinaria dimostrazione anche della nostra cultura, della nostra identità siciliana, del valore religioso di queste iniziative, di queste processioni, di queste feste, ma anche un valore straordinario sul piano dell'attrazione del turismo religioso. Ho incontrato qui a Baucina gente che veniva dall'intera Sicilia, una famiglia che addirittura mi diceva che da padre in figlio sono 45 anni che vengono qui a Baucina appunto in occasione della festa di Santa Fortunata. Penso che è una straordinaria occasione che davvero le istituzioni pubbliche, la regione, ha il dovere di valorizzare. Ecco, come si possono aiutare questi comuni in questo momento di crisi purtroppo che attanaglia la nostra nazione per sviluppare un po' quello che è il turismo religioso, che non bisogna sottovalutare rispetto al turismo d'élite, al turismo commerciale? Il turismo religioso è di straordinaria importanza perché riguarda la vita della gente, riguarda anche la possibilità di conoscere il nostro entroterra, i comuni dell'entroterra palermitano che sono bellissimi come Baucina, come Ventimiglia, come Ciminna. E queste occasioni, queste feste animano la vita anche delle nostre comunità e attraggono centinaia di migliaia di turisti anche in comuni piccoli come Santo Stefano Quisquina, giusto per citarne uno, non solo quindi le grandi città come Catania e Palermo. Noi abbiamo l'esigenza di rivitalizzare appunto i comuni del nostro entroterra, quindi sviluppare tutte le iniziative utili affinché davvero tanti turisti possano arrivare, possano crearsi attorno a eventi come questo anche possibilità concrete di lavoro, di crescita. È un elemento molto 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 importante. Bisogna creare dei circuiti, dei percorsi, puntare anche sull'internazionalizzazione, fare conoscere queste opportunità anche nelle grandi fiere del turismo a livello mondiale, quindi non solo Taormina o Cefalù o la Valle dei Templi, bellissime e straordinarie esperienze che i turisti potranno fare, ma perché no fare conoscere anche alla BIT di Milano, alla Fiera di Londra, anche percorsi turistici di turismo religioso che possono attrarre per esempio moltissimi turisti non solo nel periodo balneare ma durante i 12 mesi dell'anno, soprattutto i turisti
in età un po' più avanzata, quelli che magari preferiscono venire in Sicilia proprio non nei mesi caldi di luglio-agosto, ma anche a settembre-ottobre e magari da maggio in poi. Quindi tutto ciò può anche contribuire a destagionalizzare il turismo, quindi un turismo non fatto solo di turismo sole e mare, ma un turismo che in Sicilia si può fare 12 mesi l'anno, apprezzando e ammirando anche le bellezze dei nostri beni monumentali, archeologici, dei nostri beni culturali. Ecco, accanto a noi ci ha raggiunto nel nostro salottino anche il sindaco di Ciminna, Vito Barone. Grazie per la sua presenza. Sindaco, Ciminna, paese ricco di tradizioni, di storia, di monumenti. Tra l'altro Ciminna nel 1800 era chiamata Ciminna Palermo Anica. Ecco, è importante la presenza del suo paese in questo progetto itinerari religiosi anche per lo sviluppo stesso del turismo, non solo religioso ma anche un turismo d'élite. Assolutamente sì, il nostro territorio è un territorio vocato fortemente religioso, molte le tradizioni, molte le feste, Santa Fortunata è uno di questi esempi, chiaramente la mia amministrazione, ma assieme e in sinergia con le amministrazioni di Baucina e di Ventimiglia, stiamo attrezzandoci per fare un turismo di nicchia, perché tanti sono i percorsi che possiamo seguire, che possono essere attrazione per un turismo sempre più corposo e frequente nei nostri territori. Tante sono le iniziative, abbiamo avuto fino a questo momento una estate meravigliosa, piena di appuntamenti, abbiamo spaziato in tutti i campi, dalla cultura alle tradizioni. Chiaramente questo sarà per noi un momento importante di riflessione assieme agli altri due comuni nostri vicini per incentivare questo tipo di turismo. Abbiamo tanto da dare, tanta tradizione, tanta cultura, tanta arte, e vogliamo mettere a regime queste potenzialità per essere veramente un punto di attrazione per tutta la provincia di Palermo. Beh, che dire riguardo all'importanza del Gattopardo per Ciminna? Ciminna è il Gattopardo, ma è tanto altro. Il Gattopardo è un momento importante, noi stiamo assieme anche al Presidente Lupo predisponendo progetti che mettono nelle condizioni di come dire, rendere ancora più fruibile questo tipo di iniziativa con l'entrata del Principe e tutta una serie di manifestazioni. La prossima settimana inizieremo già a studiare sulla settimana del cinema, che appunto sarà il momento più importante di tutta questa iniziativa. E chiaramente partiamo dal Gattopardo, ma come dicevo poc'anzi, Ciminna è tanto altro. Stiamo predisponendo tutta una serie di iniziative che renderanno i siti archeologici ciminnesi ancora un'altra ulteriore attrattiva. Stiamo cercando e siamo certi di trovare a breve la villa romana, che potrebbe essere la chiave di volta di un turismo di nicchia importante per tutta la provincia. Tra l'altro a Ciminna c'è un bellissimo polo museale dove, oltre alla mostra permanente fotografica sul set del Gattopardo, che poi ne parleremo più tardi, abbiamo anche questa sezione archeologica, che è proprio una testimonianza evidente di Ciminna come in passato sia stata un po' la crocevia di diversi popoli. Assolutamente sì, Ciminna, abbiamo scoperto nel sito del Pizzo un tempio di Demetra, stiamo proseguendo con ulteriori scavi. Certamente questi saranno come dire, valorizzati al massimo perché siano intanto fruibili dal turista, ma non ci limitiamo a tutto questo. Voglio ricordare che la scorsa settimana nella biblioteca dei Cappuccini è stato trovato un manoscritto di pregevole fattura, un incunabulo, che chiaramente fa comprendere come i nostri conventi erano conventi ricchi, ma ricchi di cultura. Non per nulla, insomma, annoveriamo fra i nostri concittadini esempi importanti, da Paolo Amato a Don Santi Giganti e Vincenzo Amato, zio dello Scarlatti, noto compositore, che senza la sua figura molto probabilmente
non sarebbe esistito Mozart e Beethoven. Ma queste sono le peculiarità di una terra ricca, ricca d'arte, ricca di uomini, ricca di santi. E questo è quello che noi vogliamo offrire alla comunità provinciale, regionale e nazionale. Onorevole Lupo, la Sicilia sconosciuta conserva veramente delle peculiarità artistiche e di tradizioni molto importanti, quindi bisognerebbe valorizzarla ancora di più. Certo, infatti io sostengo la necessità anche di lanciare percorsi turistici che facciano conoscere le perle nascoste della nostra regione. Tanti comuni belli, meravigliosi, dove bisogna vivere per conoscere a fondo la nostra Sicilia. Quindi l'obiettivo deve essere anche non solo il turismo morde e fuggi, ma il turismo che apprezza le ricchezze della nostra enogastronomia. Ricordiamoci che la dieta mediterranea è patrimonio immateriale dell'UNESCO, perché non solo è buona ma fa anche bene alla salute. Soggiorni turistici durante i quali i nostri visitatori, i nostri turisti possono anche apprezzare le nostre ricchezze naturali, il nostro ambiente, i nostri boschi, i nostri monumenti, le nostre tradizioni, ecco, il tutto insieme. Tutto ciò insieme è Sicilia, è bellezza, è cultura, è ricchezza. Ecco, tutto ciò può e deve diventare ricchezza e può rappresentare anche un modello di sviluppo produttivo che aiuta il lavoro produttivo, il lavoro vero, anche per i nostri giovani. Quindi agricoltura, enogastronomia, turismo, cultura, ambiente, penso che sono quattro elementi forti anche per il rilancio economico della nostra Sicilia. Sindaco, Ciminna settimana scorsa ha festeggiato il patrono San Vito, ecco, una tradizione religiosa molto sentita anche a Ciminna. Ecco, questa vicinanza dei tre paesi, Ventimiglia, Baucina e Ciminna, può essere volano per creare qualcosa di importante con queste tre e appuntamenti religiosi di notevole religiosità? Assolutamente sì, è stato creato un consorzio fra i tre comuni chiamato Venti Baci. Questo dovrà servire a sviluppare un ragionamento che metta nelle condizioni i tre comuni di unirsi in questo sforzo nell'andare a perseguire e a cercare strade che riescano ancora più di quanto sono valorizzate le nostre feste a renderle anche attrazione nei confronti della provincia e soprattutto di un turismo religioso ancora specifico, come stasera, d'altronde, come non si può ricordare la devozione a San Vito ma a Santa Fortunata, dove tanta gente di tanta parte della Sicilia concorre con la loro presenza a rendere meravigliosa una serata come questa. Ok, allora Mara, dobbiamo annunciare qualcosa di importante e poi ritorniamo nel nostro salotto, anche perché tra poco la vara di Santa Fortunata sarà presso la nostra postazione. Sì, e dopo questo momento in cui abbiamo constatato come la cultura, la tradizione, il folklore e la religione siano le chiavi del successo e del turismo, passiamo alla pubblicità. Casale San Leonardo, una cornice raffinata ed accogliente per eventi di pregio, dove regalare agli ospiti la magia di attimi di inconfondibile bellezza. L'incantevole architettura offre grandi spazi e soluzioni ampiamente flessibili, utilizzabili tutto l'anno. Gli splendidi giardini, la terrazza, il baglio sono in grado di ospitare cerimonie e buffet all'aperto per vivere emozioni esclusive nelle serate estive. L'essenza della tradizione enogastronomica siciliana, valorizzata dalla ricerca costante dell'autenticità, che unisce l'eccellenza delle materie prime alla raffinata delicatezza delle preparazioni, attenzione nei particolari, servizio impeccabile, cura dei dettagli, qualità dei prodotti. Nulla è lasciato al caso per offrire il massimo ai nostri ospiti. A
Quattro Via, il ristorante Pizzeria L'Ulivo. Sala ricevimenti immersa in uno spettacolare paesaggio che si estende sino al mare. Propone l'organizzazione di ricevimenti nuziali, banchetti, party ed eventi speciali. Ristorante Pizzeria L'Ulivo, in Contrada Rovetto, a Travia. Telefono 347 922 94 78. La Fenice Ricevimenti è lieta di accogliervi ed offrirvi uno scenario indimenticabile per celebrare gli eventi più importanti della vostra vita all'insegna dell'eccellenza e della massima professionalità. Grazie alla presenza di diversi ambienti elegantemente allestiti e integrati tra loro, siamo in grado di proporvi una nuova formula di matrimonio da costruire assieme in modo esclusivo e personalizzato, dal banqueting a qualsiasi tipo di cerimonia o evento. La Fenice Ricevimenti sorge sulle colline che sovrastano il comune di Travia e che dolcemente scivolano verso le coste, aprendo gli occhi dei visitatori a un panorama di ineguagliabile bellezza che abbraccia con un solo sguardo il Golfo di Palermo fino a Cefalù. I suoi spazi interni ed esterni si presentano all'organizzazione di qualsiasi tipo di evento. La Fenice Ricevimenti, a Travia, in Contrada Petruso. Ecco, siamo di nuovo in diretta da Baucina per la 227esima edizione della festa di Santa Fortunata. La Vara è ormai a pochi metri dalla nostra postazione e Mara, una emozione indescrivibile. Beh, possiamo dire che la vicinanza appunto di questa Vara contribuisce a rendere l'atmosfera ancora più magica. Penso che sia molto toccante in sé la processione e tutta la celebrazione in generale. Si riesce già a sentire palpabilmente come l'emozione non soltanto dei paesani, ma anche dei fedeli sia così forte. Che dire, io essendo appunto di queste parti riesco a lasciarmi coinvolgere ogni volta da questa magia. Tutti quanti. E tra poco noi avremo una testimonianza in diretta di uno dei portatori. Ecco, questa diventa un po' la fase molto più delicata di tutto il corteo, perché inizia la salita che poi porta la Vara nella un'altra zona del paese, e quindi la fatica si farà ancora più sentire. Sì, infatti possiamo ben notare come sia visibile appunto la fatica dei portatori. Ecco, vedi, stanno gridando, c'è una frase, loro dicono i portatori proprio in onore di Santa Fortunata. Sì, esattamente, in cui la santa viene definita appunto l'avvocata del paese. Ciò denota nuovamente come sia così forte appunto la devozione dei fedeli. Ecco, l'applauso dei numerosi fedeli, si calcolano ci siano intorno alle 7-8 mila unità. Ecco, vediamo Monsignor Lorefice, l'arcivescovo di Palermo, e fra poco svolgerà la predica. Ascoltiamo. Ancora motivo di gioia per noi anche quest'anno avervi in mezzo a noi in questo momento bello per la nostra comunità di Baucina, nel momento in cui la nostra comunità si stringe attorno alle reliquie di Santa Fortunata, a cui tutti voi siete devoti, e se siete qui ecco perché ci credete in lei e rendete sempre omaggio e onore a Santa Fortunata. Questa sera, ecco, come voi sapete, è già da molti anni che da questo luogo, ecco, ci viene dato un motivo ancora di riflessione per vivere questo momento bello di processione. Quest'anno, come potete notare, ecco, è qui in mezzo a noi il nostro arcivescovo, a cui ecco, ringrazio veramente di cuore della sua presenza qui, perché ecco, vede ecco, anche questa bella realtà nella nostra diocesi di Palermo. Ecco, questa processione che, come già le vede, ecco, richiama tantissima gente, sia stasera che anche domani sera. Do parola all'arcivescovo, ci mettiamo in un silenzioso accoglimento per sentire quello che lui stasera ci vorrà dare, ci vorrà comunicare, e poi la sua benedizione.
una buona festa a tutti. E sono contento di essere a Baucina con voi. È motivo di grande gioia. E quest'anno ho potuto onorare l'impegno che avevo preso l'anno scorso di rendermi presente per la processione di Santa Fortunata. E mi sento fortunato di poter condividere con voi intanto questo momento che dice un senso comunitario della vita, un senso di compartecipazione, un senso di festa, ed è quella festa che noi vogliamo vivere in profondità, che deve portare nella nostra vita una ricchezza, ed è una festa che in fondo noi sentiamo dal profondo del cuore, una festa che è legata attorno alla testimonianza di Santa Fortunata. Santa Fortunata, sapete, è una donna che all'inizio del cristianesimo ha avuto la gioia che nella sua vita qualcuno ha annunziato la fede in Gesù, morto e risorto. E lei era giovane e si è convertita, è stata affascinata da questo messaggio, dal messaggio che arriva agli uomini e alle donne attraverso Gesù, attraverso la sua morte, la sua resurrezione. Il messaggio che Dio, grazie a Gesù, ormai è il volto di un padre che ama, ama gli uomini, e se li ama li vuole liberi da tutto quello che li schiavizza. Fortunata è una donna che ha scelto la vera libertà, perché lei ha accolto la fede in Gesù nella sua vita per essere libera, libera da ogni schiavitù. Ed è, penso, questo il motivo per cui oggi, prima di tutto, noi ci stringiamo ancora attorno alle sue reliquie, perché in lei riconosciamo prima di tutto una testimone della fede, di una fede che nella nostra vita libera, perché se noi tutti riscopriamo la nostra vera dignità, e la dignità degli uomini e delle donne per noi cristiani risiede nel fatto che siamo figli di Dio, e questo è il vero titolo della nostra dignità. E per cui allora lei questo ce lo ricorda. Siamo qui perché vogliamo la sua testimonianza di fede, una fede che vuole vivere e vuole essere testimoniata ogni giorno. E penso che questo sia il senso più vero, più bello della festa che noi stiamo celebrando. Dio vuole che anche la nostra vita sia una vita che si fonda sulla fede, e sulla fede che ci ha testimoniato Santa Fortunata. Noi siamo figli di Dio e dobbiamo vivere da figli di Dio, liberi da ogni schiavitù, da ogni falso potere, liberi da tutto quello che potrebbe illudere e schiavizzare la nostra vita. Lei si converte, e sapete che questa conversione le costerà l'effusione del sangue. Sì, morirà martire. Voi sapete che il termine martire significa testimone. Santa Fortunata testimonia la sua fede in Dio, ed è una fede che deve essere poi appunto testimoniata ogni giorno nella nostra vita. Questo è il vero senso della fede cristiana, una fede che opera poi in una vita donata a quello che è il cuore del cristianesimo. E sapete qual è il cuore del cristianesimo? Che noi pensiamo la vita non in termini di egoismo, ma il cristiano è colui che pensa la vita come dono di sé per altri.
quella fede che vuole essere testimoniata così, in una vita spesa per la giustizia, per il bene, per l'onestà, una giustizia che per noi cristiani oggi è un valore necessario, fondamentale, è una giustizia che si fa anche capacità di condividere con gli altri non solo ideali, non solo parole, ma di condividere, come ha fatto Santa Fortunata, addirittura la vita stessa, condividere. Una fede che vuole essere espressa in termini di bene, di giustizia, di pace, di riconciliazione. Ed è quello che abbiamo bisogno oggi più che mai. Allora direi che questa è la festa che noi dobbiamo celebrare con il cuore. La festa che nasce da una fede che continua a incidere nella nostra vita. Da una fede che diventa operosa attraverso l'amore, la carità, la giustizia, la pace, la legalità, lo ripeto, oggi più che mai è una fede che deve incidere nella costruzione della nostra convivenza civile e umana. I cristiani, a maggior ragione, abbiamo questo compito di rendere la città degli uomini, quella città dove viviamo, una città più umana, riscattata dal male, dalle schiavitù, da tutto quello che provoca in altri oppressione e sofferenza. Questo è il compito dei cristiani e questa è la fede che ci ha testimoniato Santa Fortunata fino ad effondere il sangue. E io oggi auguro a voi che abitate la città di Baucina, a voi che siete la comunità cristiana di Baucina, di poter crescere in una testimonianza della fede che incide e rende più bella la vita degli uomini, che rende più bella la città degli uomini. Bella, bella significa una città che persegue quelle che sono le opere della fede, la pace, la giustizia, la riconciliazione, l'attenzione agli altri, soprattutto se sono più deboli. E poi vorrei fare anche l'augurio a chi viene a Baucina, siete in tanti anche da altre città, che sia questa la festa che la comunità cittadina e cristiana di Baucina vi offre, un momento in cui ci si raduna per un senso della vita così, comunitario, un senso di compartecipazione, ma anche che questa città, nella sua festa, nella festa della sua Santa Vergine Martire Patrona, possa essere per voi anche un messaggio, un annunzio, perché ogni uomo e ogni donna si possa impegnare a costruire un mondo diverso, un mondo più vero, più giusto, più umano, un mondo dove cresce tra gli uomini una relazione fondata sulla solidarietà, non più l'egoismo, non più la violenza, non più la sopraffazione, non più la ricerca di interessi a qualsiasi costo personali, per un profitto che pensa solo a rimpinguare il proprio io, i propri bisogni. No, da Baucina stasera parte una testimonianza e un segno di una fede che rende la vita degli uomini più vera, più bella, più umana. Questo è l'augurio che io vi faccio e vi ringrazio per questa testimonianza. Baucina stasera deve dare questo segno della vera devozione alla sua santa. È una giovane che fa sul serio con la fede. E quando noi abbiamo una fede seria, la fede incide bene nella convivenza umana, libera la convivenza umana da tutto quello che la rende motivo di sofferenza, motivo di schiavitù, motivo di violenza, motivo di sopraffazione.
questo è l'augurio che il vostro Vescovo vi fa, mentre gioisce perché partecipa a questo momento di fede, così lo voglio definire. Questo è un momento di fede, non è solo un momento di festa esteriore. Voi oggi ci state testimoniando una fede che vuole crescere e che vuole incidere in bene nella vita della vostra cittadina, della vostra società civile e soprattutto della vostra comunità cristiana. Su tutto questo voglio invocare la benedizione per intercessione di Santa Fortunata. E insieme a voi vorrei invocare per tutti i bisogni della città. Quando passo in mezzo alla gente, voi stessi mi affidate una preghiera. Padre, preghi per la mia famiglia, preghi per questo bisogno di salute, per questo bisogno di lavoro, preghi per i nostri giovani, per i nostri figli. E io oggi vorrei proprio insieme a voi innalzare la preghiera che tutti custodiamo nel cuore, che ci fa chiamare Dio nostro Padre, e la vorrei innalzare per tutte quelle stesse preghiere che voi mi affidate, che sono nel vostro cuore, quelle preghiere che oggi voi consegnate anche alla intercessione di Santa Fortunata. E poi vorrei pregare anche per questa città, perché possa sempre di più crescere nei suoi bisogni. Oggi c'è bisogno di casa, c'è bisogno di lavoro, c'è bisogno di serenità, di pace, c'è bisogno di unità nelle famiglie, c'è bisogno anche di prenderci cura non solo delle cose che ci riguardano, ma della costruzione della polis, della città. Questo è il senso vero della politica: costruire insieme il bene comune, immettendo dentro la città degli uomini tutto quello che abbiamo di più vero, di più bello, ognuno facendo la propria parte. E anche su questo voglio invocare la paternità di Dio sulla vostra città. E allora insieme diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. E vorrei infine invocare anche l'intercessione della Beata Vergine Maria. Facciamo un attimo di silenzio, sentiamo accanto a noi anche la Madre e innalziamo nel silenzio del nostro cuore a lei lo sguardo. Affidiamo tutto quello che di vero, di santo, portiamo nel cuore per noi, per le nostre famiglie, per la nostra città e per quanti magari oggi ci hanno consegnato una preghiera. Vai a Baucina, vai alla festa, chiedi questa grazia per intercessione di Santa Fortunata. Facciamo un attimo di silenzio e poi invochiamo insieme la Beata Vergine Maria. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Per intercessione di Santa Fortunata, Vergine e Martire, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. A voi portatori un saluto particolare, sappiate che portate una santa, una testimone della fede. Siate anche voi testimone
testimoni della stessa fede di Santa Rosalia. Con il vostro entusiasmo, la vostra generosità, sappiate che siete i primi a far sì che la fede di Santa Fortunata possa essere la fede di tutta la cucina. Buon cammino a voi. Il vescovo è con voi e ha tanta stima in voi. Siamo rientrati qua nel nostro salottino dopo la predica di Monsignor Lorefice, che in questo momento vediamo la classica volata degli angeli, questi bambini che sono appesi, legati ad una fune. Un momento particolare, seguiamo in diretta. Ecco il momento della preparazione, la recita che effettueranno questi due bambini. Salve fortissima grande eroina, è gridonata di tutta Baucina, chiesto nemissimo si leva a te, pieno di giubilo, pieno di fe. Vergine candida sposa di Cristo, incesti martiri sempre mal visto, donaci gusto il tuo dolce raggio, fede e coraggio, conforta i deboli, guida gli erranti, soccorri i miseri e vacillanti. O fortunata, forte e beata, pensaci tu, le mamme piangono, i figli lontani, le spose gemono i tempi brutti, piangono i fatoli, sospirano tutti. Devoto popolo, in alte cuori, abbi fiducia nel re dei secoli, cui fortunata tutta ti è. Gesù Altissimo che tutto fece, a noi figli disse, volgetevi il nome mio, convivate da Dio che tutto vi darà. Vergine bella, vergine amorosa, e di questa turba, per santa e pia, l'amica sei dopo Maria. Tutti ricevono figli buoni, devoto popolo, ecco i pedoni, che rinatevano insieme a te, pace e vittoria, cristiana fe. Sparge il grazio, madre divina, ai giovani e agli altri, agli infelici figli tuoi, con forte benedici. Aiuta, soccorre, proteggi i tuoi figli e migranti, che ogni giorno con cuore dolente ti chiedono pane, salute e fe. Vergine madre, la prece è questa, a te tutto tenici nella tua festa, con tutto il popolo d'aria amata, gridiamo assieme, viva, viva, Santa Fortunata! Ed ecco il momento. Dopo la rappresentazione degli angeli, questi fogliettini, alcuni coriandoli che inondano un po' la zona della Vara. A proposito della Vara, qui abbiamo uno dei portatori, Giovanni Re. Allora, intanto come va? Siamo un po' stanchi? Alla fine sì, però diciamo che... Thank you.
quindi diciamo ancora c'è, diciamo siamo ad un quarto della processione, quindi non bisogna di parlare di stanchezza, bisogna solamente di parlare di tanta volontà e fede e riuscire a portare la Santa nella Chiesa Madre. Hai fatto qualche preparazione fisica prima di questa, diciamo così, portata così importante? No, sinceramente no. Da quando sono qui in vacanza, perché io purtroppo vivo all'estero, diciamo che i cibi siciliani diciamo mi hanno portato a mettere qualche chiletto in più, però diciamo ti ha rafforzato questa dieta, sì, no? Ovviamente, però io alla fine ribadisco, la preparazione è solamente di cuore, di fede e di tanta devozione, tutto il resto non penso ci sia da fare nessuna preparazione per portare la bara, perché se solamente dipende dalla devozione che abbiamo tutti noi e tutti i ragazzi a portare la bara. Condizione fondamentale appunto dell'essere portatore è quella di essere fedele, no? Ecco, come si sente tra i portatori questo spirito, questa fede? Guardi, lo spirito siamo sempre, per me è un onore, è un grande orgoglio essere là sotto. Perché oggi abbiamo tanta gente, tanti nuovi ragazzi che vogliono farne parte, e purtroppo, perché siamo in tanti, non è possibile per i più giovani, sperando per un futuro anche loro hanno la possibilità, però io mi sento veramente orgoglioso e onorato per farne parte, penso dagli ultimi 20 anni, quindi alla fine c'è veramente un orgoglio. Tanto cuore, tanta passione che motiva questi portatori, e che li rende grati appunto di aver offerto i loro questi sacrifici, perché alla fine di sacrificio bisogna parlare. Giovanni, di sofferenza. Scusi, vogliamo dire in diretta questa frase che dite quando portate la vara? La diciamo in siciliano o in siciliano? In siciliano. Se te lo ricordi in siciliano? Cioè, no, se no, 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 sono uno di quelli che la dicono, ecco, tante cosa, volte. Cosa dite? Ecco. Si dice: ecco ben a fire, ecco ben a mure, a macchiamare sta nostra avvocata, e chiamiamo l'arrere. Sarebbe in italiano: è con buona fede, e con buon amore, dobbiamo chiamare questa nostra avvocata. Poi abbiamo l'altra frase. Che è che fa, non scordiamo a chiamare sta nostra avvocata, viva Santa Fortunata. Sono piccolezze che rendono comunque molto forte questo sentimento di fede, soprattutto insomma di credere in quello che si sta facendo, di dare un senso che sia profondamente religioso, oltre che appunto legato alla festa, legato all'esteriore, a quello che si comunica anche dall'esterno, cioè alla festa. Ma guarda, il senso oggi è solamente uno, a parte farne parte, io penso che ognuno di noi porta la bara, la vara con onore per i propri bisogni, perché oggi in questa vita purtroppo ognuno di noi ha qualcosa da chiedere, purtroppo la vita oggi non è facile, quindi diciamo ogni persona, ogni ragazzo che fa parte dei portatori si trova in quel posto per legato veramente chiedere qualcosa alla Santa per la famiglia e per loro stessi. Sì, questo legame indissolubile ha anche una valenza prettamente religiosa, quindi ritorna nuovamente questo sentimento. Benissimo, noi ringraziamo Giovanni Re che raggiunge i suoi compagni di questa meravigliosa avventura nel trasportare la vara di Santa Fortunata. Ti ringraziamo e un po' di pubblicità, Mara, ritorniamo in studio. Sì, direi che dopo questo momento in cui abbiamo riflettuto molto sul valore religioso di questa celebrazione, occorre un attimo di pubblicità, restate con noi. Thank you.
Casale San Leonardo, una cornice raffinata ed accogliente per eventi di pregio, dove regalare agli ospiti la magia di attimi di inconfondibile bellezza. L'incantevole architettura offre grandi spazi e soluzioni ampiamente flessibili, utilizzabili tutto l'anno. Gli splendidi giardini, la terrazza, il baglio sono in grado di ospitare cerimonie e buffet all'aperto per vivere emozioni esclusive nelle serate estive. L'essenza della tradizione enogastronomica siciliana, valorizzata dalla ricerca costante dell'autenticità, che unisce l'eccellenza delle materie prime alla raffinata delicatezza delle preparazioni, attenzione nei particolari, servizio impeccabile, cura dei dettagli, qualità dei prodotti. Nulla è lasciato al caso per offrire il massimo ai nostri ospiti. Via il ristorante Pizzeria L'Ulivo, sala ricevimenti immersa in uno spettacolare paesaggio che si estende sino al mare. Propone l'organizzazione di ricevimenti nuziali, banchetti, party ed eventi speciali. Ristorante Pizzeria L'Ulivo, in Contrada Rovetto, a Trabia. Telefono 347 922 94 78. La Fenice Ricevimenti è lieta di accogliervi ed offrirvi uno scenario indimenticabile per celebrare gli eventi più importanti della vostra vita all'insegna dell'eccellenza e della massima professionalità. Grazie alla presenza di diversi ambienti elegantemente allestiti e integrati tra loro, siamo in grado di proporvi una nuova formula di matrimonio da costruire assieme in modo esclusivo e personalizzato, dal banqueting a qualsiasi tipo di cerimonia o evento. La Fenice Ricevimenti sorge sulle colline che sovrastano il comune di Trabia e che dolcemente scivolano verso le coste, aprendo gli occhi dei visitatori a un panorama di ineguagliabile bellezza che abbraccia con un solo sguardo il Golfo di Palermo fino a Cefalù. I suoi spazi interni ed esterni si presentano all'organizzazione di qualsiasi tipo di evento. La Fenice Ricevimenti, a Trabia, in Contrada Petruso. Torniamo in diretta da Baucina per la solenne processione in onore di Santa Fortunata. Sindaco Ciro Coniglio, un momento toccante veramente, questa sia predica di Monsignor Orefice che questa volata degli angeli. Sì, questo è il momento più forte della processione a Baucina. Con un momento di omelia, in questo caso abbiamo avuto l'onore di avere Monsignor Lorefice, Vescovo di Palermo, e la Volata degli Angeli, che è qualcosa di spettacolare. È una nostra, diciamo, figlia Volata degli Angeli, perché da 100 anni che inizia a Baucina il Volo degli Angeli, che poi nel tempo viene portato anche nei paesi vicinori. Allora siamo quasi a metà percorso, dove Santa Fortunata ora, dopo questa salita, va per scendere, per recarsi verso la Chiesa Madre, dove per oggi chiudiamo questo appuntamento, che lo riprenderemo domani con la messa solenne in onore a Santa Fortunata, delle manifestazioni pomeridiane, e poi la sera si riprende il percorso dalla Chiesa Madre verso la sua chiesa. Ecco, diciamo che oltre alla festa religiosa molto sentita, che abbiamo già più volte ripetuto, ricordiamo agli amanti della musica che lunedì c'è il concerto di Marco Masini. Sì, lunedì si conclude il festeggiamento con il concerto di Marco Masini, è una meravigliosa manifestazione che è la conclusione vera e propria dei giochi d'artificio, dove quest'anno l'amministrazione, l'ultimo anno, è appuntato sui giochi, oltre a un meraviglioso spettacolo che sia un notevole importante cantante, ma meraviglioso sarà anche il gioco di fuoco, dove c'è un grosso investimento, e veramente vi invito a venire lunedì a Baucina. Ecco, tutti allora a Baucina lunedì per la parte conclusiva della festa di Santa Fortuna, anche se la festa dura per qualche altro giorno sotto l'aspetto religioso, credo fino a domenica prossima. Sì, dici bene, all'Ottavaria si farà un pellegrinaggio a piedi per il percorso di Santa Fortunata, dove tutti i fedeli si raggruppano a una preghiera in onore a Santa Fortunata, a ringraziamento della festività, ma principalmente un ringraziamento a ognuno di noi che preghiamo nelle quattro strade di processione, proprio per ognuno, per le nostre esigenze personali.
Ecco, in questo momento la vara sta diciamo, raggiungendo l'altra parte alta del paese, la zona più a monte. E questa diciamo così solennità di oggi sicuramente è importante, come detto più volte, per i baucinesi, ma è una solennità che resta nella vita di ogni baucinese. Sì, resta nella vita del baucinese, ma principalmente per le migliaia di fedeli che vengono da tutta la Sicilia. Noi abbiamo fedele che da Trapani arriviamo a Siracusa, Carlentini, un po' di tutta la Sicilia. Oggi sono arrivati più di 20 pullman, ma domani ne aspetteremo una trentina, una quarantina, che si recano in pellegrinaggio verso Baucina. Abbiamo anche difficoltà urbanistiche, di percorsi e di parcheggi. Purtroppo Baucina è un paesino di 2200 abitanti, capito un po', subire 20-30.000 persone non è una cosa semplice, però grazie a Santa Fortunata ogni anno non abbiamo avuto grossi problemi, la gente capisce ed è anche molto educata ad obbedire anche sui percorsi stradali. Ecco, siamo sempre in attesa che nel nostro salotto arrivi Monsignor L'Orefice. Volevo un attimo diciamo, coinvolgere l'onorevole Lupo. Ecco, da persona esterna, come ha vissuto questo momento proprio della predica di Monsignor L'Orefice, ma anche un po' di questa parte cruciale della processione? Beh, una grande emozione, un coinvolgimento forte di Sua Eccellenza Monsignor L'Orefice. Una presenza straordinaria di fedeli in piazza, una predica, un'omelia, un appello accorato, direi, e affettuoso di un pastore che è al contempo padre, fratello, vicino ai concittadini, vicino ai propri fedeli, un grande incoraggiamento. Ecco, penso che ognuno di noi qui presente ha avvertito non solo la presenza del Vescovo della Chiesa Palermitana, ma anche la vicinanza di Monsignor L'Orefice, la vicinanza qui a tanti cittadini presenti e che provengono da tutti i comuni della Sicilia, molti comuni della Sicilia e anche molti emigrati che magari per questa occasione tornano per condividere con i propri concittadini un momento forte di devozione popolare attorno alla Santa Patrona, a Santa Fortunata, è anche un momento in cui si fa famiglia, in cui l'intero paese si fa comunità. Penso che sono valori forti anche di solidarietà umana che sicuramente sono tipici e fanno grande la nostra terra. Ecco, fanno grande la nostra terra, come dice l'onorevole, ma la Sicilia, religione, tradizione, arte, cultura, ecco, questo è anche un, diciamo, un fatto importante, un velivolo affinché questa regione possa crescere ancora di più, perché le potenzialità ce li ha. Sicuramente la Sicilia ha grandi potenzialità, ha risorse, sono disponibili anche risorse economiche per investimenti, per lo sviluppo produttivo, per migliorare il sistema delle infrastrutture, risorse che devono essere investite anche su un modello di sviluppo, di crescita economica, occupazionale, sociale, che deve essere anche una crescita duratura. Io penso che bisogna valorizzare le risorse naturali che abbiamo, il nostro ambiente, la nostra agricoltura, il turismo che può essere un volano straordinario per la crescita della nostra Sicilia e anche ovviamente alla valorizzazione dei nostri beni culturali, tanti percorsi belli che si possono rilanciare, un percorso che può caratterizzare per esempio questi tre comuni che ormai vengono detti in una parola efficace e simpatica 20 baci, cioè Ventimina, Ventimiglia, Ciminna e Baucina, tre comuni che possono rappresentare una parte del territorio regionale davvero ricco di risorse straordinarie e una parte del territorio regionale che può essere sicuramente visitato e in ognuno di questi comuni
sicuramente si possono trovare ricchezze straordinarie, bellezze straordinarie qui a Baucina, come a Ventimiglia, come a Ciminna, dove abbiamo avuto qualche giorno fa la festa di San Vito, dove grazie anche alla festa di San Vito abbiamo avuto la possibilità di vedere ancora una volta quella splendida chiesa dove è stato girato per esempio il Gattopardo. Ecco, qui nel nostro salotto ci ha raggiunti Monsignor Lorefice, buonasera Sua Eccellenza. E mi ha colpito nel suo discorso, mi hanno colpito tre parole fondamentali, sono dignità, cuore e fede. In questo momento della società tribolata da tante situazioni a volte negative, ecco, queste tre parole possono essere il futuro per rafforzare le famiglie? Penso proprio di sì. Ripartire dal cuore significa custodire la memoria che prima di ogni cosa noi siamo umani e dobbiamo rimanere umani. E se siamo umani, allora esaltiamo quella che è la vera dignità degli uomini. E la dignità degli uomini è che noi dobbiamo ripartire dal volto che ci sta dinanzi. Nel volto dell'altro noi riconosciamo la nostra vera dignità, e se tradiamo il volto dell'altro tradiamo noi stessi. E da questo punto di vista penso che la fede cristiana possa esaltare senza dubbio il cuore umano e la dignità, perché la fede cristiana in fondo si incentra nella memoria di Gesù, colui che ci ha testimoniato fino a una estremità massima come quella della croce. Ci ha testimoniato che lui è venuto perché l'altro viva, sia liberato da ogni forma di schiavitù, addirittura dal peccato e dalla morte. E allora in una città come Baucina, che festeggia una santa martire dei primi secoli, in una città come Baucina penso che possa anche oggi venire un messaggio che ci riporta a questa grande realtà, la realtà di uomini che si riappropriano della loro vera dignità, che custodiscono un cuore umano, perché la vita degli uomini sia segnata nella dimensione del bene, come dicevo, no? Della giustizia, della solidarietà. E questo è il fondamento di una vera convivenza umana, il fondamento di una convivenza umana che porta gli uomini e le donne a conoscere ancora la gioia e la felicità, e quantomeno a fare strada insieme anche quando la vita è più pesante. Ho visto nell'espressione di molti fedeli l'emozione, la partecipazione a questo evento religioso. Oggi è necessario ed è anche il pane per i fedeli avere tanta fede in questo momento, ripeto, un po', diciamo così, di problemi che possono essere il lavoro, che possono essere anche le guerre, che possono essere anche situazioni contingenti, come per esempio nell'ultimo il discorso di questi immigrati che vengono dall'Africa, sbarcano sulle nostre coste e che crea certe volte anche una situazione di disagio a volte, perché spesso noi siamo sempre stati siciliani molto solidari, però ecco, questo trasporto da un continente all'altro certe volte crea dei problemi. Ecco, questa forza è importante oggi come oggi per poter consolidare una fede che si è vista soprattutto da molte famiglie qua di Baucina. Sì, questo senza dubbio. La fede cristiana ci rimanda all'assunzione di responsabilità nei confronti di quelle che sono anche le esigenze del momento storico. I cristiani anzi immettono una grande energia, una energia di solidarietà nella vicenda umana. Lei diceva giustamente che il nostro popolo è un popolo abituato all'accoglienza, alla solidarietà. Penso
siamo nella diocesi di Palermo, penso all'incrocio di culture, penso proprio ad una, direi, vocazione originaria di questa terra, ad accogliere. E in questo i cristiani dobbiamo custodire questa consapevolezza. Papa Francesco ce lo ricorda, il mondo diventa sempre più piccolo, diventa una casa, la chiama la casa comune. E certamente allora questo diventa per noi un appello a far sì che sia una casa accogliente. D'altra parte non dobbiamo dimenticare, noi siamo nelle nostre cittadine che hanno conosciuto il fenomeno dell'emigrazione. Tanti dei nostri parenti vivono lontani, hanno trovato accoglienza in altri paesi anche lontani, non dobbiamo dimenticare. Penso che il cristianesimo ci possa oggi aiutare a vincere alcune paure, il diverso non ci deve fare paura, invece dobbiamo maturare un senso appunto comunitario della vita e dobbiamo sostenerci insieme. Fare strade insieme, sostenerci, aiutarci è sempre la carta vincente. Opporci, innalzare barriere, considerare l'altro un nemico significa che l'umanità si incammina verso la tensione, verso la guerra, verso l'incomprensione, e ora questo i cristiani non lo possono digerire, non lo possono assolutamente pensare come motivo della vita, perché noi cristiani sappiamo che la storia degli uomini verrà trasfigurata, sarà una storia con cieli nuovi e terra nuova. Ecco perché vogliono contribuire già sin da ora ad una terra, casa comune, dove tutti si possono sentire a casa. Monsignore, fece un'ultima battuta, per lei ci sarà una sorpresa da parte della locale confraternita. Papa Francesco è in Colombia, una terra martoriata da guerre fratricide. Ecco, l'importanza della testimonianza del Papa in una terra, in Sud America, piena di problemi. Ecco, cosa significa oggi? Beh, lui viene da quella parte del mondo e penso che il suo ritorno in quella terra, ora da Vescovo di Roma e quindi da Papa, possa avere un altro significato più profondo. Ora ci ritorna a maggior ragione come colui che, come successore dell'Apostolo Pietro, del primo Vescovo di Roma, è colui che deve annunziare a tutti un Vangelo, una bella notizia che riguarda la vita degli uomini. È un popolo che ha conosciuto storicamente una tensione, guerre, discriminazione, e Papa Francesco come apostolo della pace non può fare altro che porre ancora una volta quella visita nel segno di una testimonianza e di un annuncio di solidarietà e di pace che, appunto, come dicevo poco fa, è senza dubbio l'unica via che gli uomini oggi hanno nel vivere nella casa comune che è appunto la terra. Benissimo, grazie della sua presenza qui, il nostro saluto che ha arricchito di fede anche la nostra diretta televisiva. Dalle 20:15 siamo in diretta su Tele One per, diciamo così, far vivere anche ai telespettatori questa festa religiosa importante, piena di fede. E vorrei un attimo soltanto, sindaco, vuoi aggiungere qualche altra cosa? No, volevo ringraziare il Vescovo di aversi fermato qua accanto a noi. Abbiamo fatto questa diretta per mettere nel territorio gente che non può essere oggi qua con noi. Io ho apprezzato la casa comune. Ha 10 anni che lavoro per questo messaggio all'interno della comunità, ringraziando anche Padre Giacomo che abbiamo condiviso questo percorso parallelamente uguale, perché lui arriva, parla a Bavucina e diventa sindaco. Allora è stato il primo messaggio. L'abbiamo fatta a Bavucina, sono presidente dei percorsi religiosi, presidente di una grossa struttura che è il GAL. Siamo riusciti veramente, i sindaci del territorio, a condividere questo percorso, vivere assieme e assieme le sofferenze, le problematiche che abbiamo nei comuni, tentare di superarle uno con gli altri, perché solo così, con l'unione, si può cominciare a costruire una società migliore, una società che mi auguro che negli anni si continua questo percorso,
per fare qualcosa di buono. Abbiamo inaugurato un bene confiscato che è una meravigliosa villa. L'onorevole Rupolo mi ha onorato della presenza proprio, l'ho definito il bene comune del territorio, chiaro di bisogno e a disposizione del territorio, un punto di aggregazione che l'aggregazione sono convinto che ci fa ancora più crescere. Essere isolati significa spaccare ancora di più questa società. Allora le società debbono vivere, debbono parlare, debbono stare assieme, dai piccoli ai grandi. Questo è qualcosa che mi è entrato negli anni, che la condivido dentro me, ma la trasmetto alla politica principalmente. E la condivisione, grazie a Padre Giacomo e molti cittadini attivi, perché siamo riusciti a fare cittadinanza attiva, che la gente deve parlare chiaro, sì, non deve parlare alle spalle o al parroco alle spalle, di fronte, affrontare i problemi. Siamo uomini, possiamo pure sbagliare. Ecco, questo è quello che ho apprezzato principalmente, è una condivisione al 100%. Mi auguro che il tempo possa migliorare questo messaggio. Grazie della sua presenza, Corrado. Onorevole Lupa, vuole aggiungere qualcosa? Ma viva Baucina, viva Santa Fortunata. È stato bello questa sera vedere qui a Baucina tante famiglie unite, è stato bello vedere tante famiglie fare insieme comunità, davvero complimenti. Casale San Leonardo, una cornice raffinata ed accogliente per eventi di pregio, dove regalare agli ospiti la magia di attimi di inconfondibile bellezza. L'incantevole architettura offre grandi spazi e soluzioni ampiamente flessibili, utilizzabili tutto l'anno. Gli splendidi giardini, la terrazza, il baglio sono in grado di ospitare cerimonie e buffet all'aperto per vivere emozioni esclusive nelle serate estive. L'essenza della tradizione enogastronomica siciliana, valorizzata dalla ricerca costante dell'autenticità, che unisce l'eccellenza delle materie prime alla raffinata delicatezza delle preparazioni, attenzione nei particolari, servizio impeccabile, cura dei dettagli, qualità dei prodotti. Nulla è lasciato al caso per offrire il massimo ai nostri ospiti. Via il ristorante Pizzeria L'Ulivo, sala ricevimenti immersa in uno spettacolare paesaggio che si estende sino al mare. Propone l'organizzazione di ricevimenti nuziali, banchetti, party ed eventi speciali. Ristorante Pizzeria L'Ulivo, in Contrada Rovetto, a Trabia. Telefono 347 922 94 78. La Fenice Ricevimenti è lieta di accogliervi ed offrirvi uno scenario indimenticabile per celebrare gli eventi più importanti della vostra vita all'insegna dell'eccellenza e della massima professionalità. Grazie alla presenza di diversi ambienti elegantemente allestiti e integrati tra loro, siamo in grado di proporvi una nuova formula di matrimonio da costruire assieme in modo esclusivo e personalizzato, dal banqueting a qualsiasi tipo di cerimonia o evento. La Fenice Ricevimenti sorge sulle colline che sovrastano il comune di Trabia e che dolcemente scivolano verso le coste, aprendo gli occhi dei visitatori a un panorama di ineguagliabile bellezza che abbraccia con un solo sguardo il Golfo di Palermo fino a Cefalù. I suoi spazi interni ed esterni si presentano all'organizzazione di qualsiasi tipo di evento. La Fenice Ricevimenti, a Trabia, in Contrada Petruso. In diretta per gli ultimi minuti di questa diretta, secondo le ripetizioni delle parole, questo evento religioso che ci ha, diciamo così, avvolti in questa atmosfera surreale ma nel contempo molto suggestiva. Accanto a Mara c'è Antonello Passaro, che è il presidente dell'associazione Facitur, che ha realizzato anche un progetto importante, Dalle Valli al Mare, che comprende anche una rete museale, museologica. Ecco, cosa significa per il territorio la presenza di questi musei che possono dare un contributo in termini anche di visitatori e quindi di sviluppo turistico del territorio? Allora, i musei devono dare un forte contributo al territorio. Già 2 anni fa, con un progetto appunto delle Valli a Mare, abbiamo fatto sì che nascesse una rete museale chiamata appunto museologica, che mette insieme i musei
dell'area interna di Palermo. Parliamo del Museo della Casa Contadina di Bolognetta, il Museo Archeologico di Baucina, la mostra fotografica del Gattopardo di Ciminna e il Museo della Montagna del Comune di Ventimiglia di Sicilia. Ecco, qua vediamo il Museo di Baucina, il Museo Archeologico. Sì, sono proprio questi. Noi cosa abbiamo fatto? Due anni fa, con un contributo, anzi con un finanziamento del GAL Metropoli Est, abbiamo reso fruibili appunto questi siti museologici. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo comprato direttamente delle teche, delle strutture, degli arredi per rendere, appunto, per valorizzare il sito museale, per far sì che le persone del, diciamo, di fuori dall'entroterra venissero verso il nostro territorio a visitare i musei. Questa rete oggi si va sempre più implementando, perché ci sono altri comuni, altri siti museali che stanno appunto per far parte alla rete museologica. Ecco, prepariamo l'ultima intervista a Giuseppe Bordonaro, che ha, diciamo così, coordinato anche insieme al professore Giaccone il Museo Archeologico di Baucina, coordinato nei lavori per, diciamo, far nascere questa grossa realtà. Questa struttura è definita un piccolo cofanetto della storia del territorio. Siamo all'interno del Museo Archeologico sempre di Baucina. Dottore Giuseppe Bordonaro, come nasce questo museo? Il Museo Archeologico nasce nel 2013 dal desiderio dell'amministrazione comunale di valorizzare il proprio patrimonio culturale. L'idea viene accolta subito con entusiasmo da parte della sovrintendenza di Palermo e dall'università, dalla cattedra di topografia antica, che ne hanno curato l'esposizione. Quindi il museo si articola in alcune sezioni, in quattro sezioni, tre archeologiche e una geologica. La prima sezione raccoglie il reperti provenienti dal territorio comunale, la seconda dei reperti provenienti dalla necropoli, la terza reperti archeologici provenienti da un sequestro avvenuto sempre qui a Baucina, e la quarta una piccola sezione geologica con alcune rocce che rappresentano un po' le formazioni geologiche del territorio. Ecco. La parte più particolare, ecco, quali sono i reperti più caratteristici all'interno di questo museo? Circa tre anni fa, nel 2014, l'Università degli Studi di Palermo ha condotto degli scavi all'interno della necropoli di Montefalcone. Qui è stata indagata una tomba grotticella artificiale già violata da scavatori clandestini. All'interno di questa tomba, dove erano sepolti almeno 30 individui, abbiamo rinvenuto numerosi reperti, tra cui alcune suppellettili in rame, argento, alcuni pendenti, come potete vedere qui in questa vetrina. Questi sono dei reperti molto significativi che ci raccontano una storia particolare, una storia di un centro aperto ai contatti con i Greci, ma anche con i Fenici o Punici. Siamo tornati in studio, l'ultima battuta al presidente della Facitur: progetti imminenti. Sì, ci sono tante misure aperte che col PSR che sono in fase appunto di progettazione. Il nostro, puntiamo su un territorio pieno di iniziative, pieno di spirito religioso e anche turistico, un territorio che già ha visto la realizzazione di itinerari rurali, la realizzazione anche di itinerari religiosi, e ora infatti una nuova programmazione, cerchiamo di fare qualcosa di utile che possa sempre valorizzare di quello che c'è e attrarre un flusso, diciamo, turistico dal mare verso l'entroterra. Grazie ad Antonello Passero, presidente della Facitur. Adesso siamo ai saluti, abbiamo finito dopo circa tre ore di diretta. Mara, allora salutiamo i nostri telespettatori, però prima di... Volevo invitare i cari amici telespettatori a venire a Ventimiglia giorno 11, proprio 11 settembre, in occasione del 390° anniversario di Ventimiglia di Sicilia, che è il mio paese. Quindi vi aspettiamo. Sì, abbiamo scoperto Mara da dove proviene, quindi da Ventimiglia di Sicilia, quindi territorio, sei una ragazza del territorio, quindi conosci appunto bene un po' quella storia. Appunto per questo posso essere appunto onorata di aver far parte di questa serata, appunto perché Baucina e Ventimiglia sono dei paesi che sono legati tantissimo da questo sentimento religioso, ed essere qui questa sera mi ha fatto veramente tanto piacere.
Grazie allora a Mara, grazie a tutti gli intervenuti e grazie a tutti gli operatori tecnici di Tele One, al nostro regista, ai vari cameraman e al fonico. Da Alessandro Matalone e Mara Daphne Traina, quindi Mara Daphne Traina, un bel nome Daphne. Sì, grazie. Un saluto, una buona serata da Baucina e alla prossima. Ciao. Buona serata. Buonasera.